Ok, Bulbasaur. Bulbasaur bellissimo. Mio Bulbasaur. starter preferito prima gen. Io S metto. va benissimo. Perfetto, ci troviamo d'accordo. Ma guarda, non avrei saputo fare di meglio. Benissimo. Qui però, bisogna fare una premessa, va Vai. bene? Qui stiamo per valutare nella prossima linea il Pokémon, non il modo in cui Game Freak ce l'ha fatto venire a noi. No, no, Perché, no, chiaro, chiaro, ok? No, certo. perché Il io Charizard me lo design. metterei nel culo, però in questo momento. Però è Sì, un bel sono Pokémon. d'accordo. Quindi Charizard va messo in S per Va forza. bene, non posso. E ti Allora, dirò, Charmeleon guarda, mi piace di più di Charmander. io infatti farei così e così. Non lo Te so, la, poi. no, te la pro Allora, secondo me Ivysaur è un po' meglio di Charmander, quindi forse, non so se vogliamo fare anche la classifica dentro la Ah, tier si fa così. oppure no. Bravo. Oh, no, come no? Meglio Ivysaur, Ah, secondo me. meglio Sì, Ivysaur. secondo me sì. Va bene, è un po' da stronzi metterlo lì, però Charmander è. Più che altro, però, ragazzi, una lucertola che ha una fiamma sulla coda. Cioè, se andiamo. Vabbè, leva la nostalgia, leva tutto, eccetera. È quello. Sì, però non lo so. Charmeleon mi piace da morire anche Charmeleon è perché molto più era super bello. bullo Sì, nell'anime, ma è te lo bullo anche ricordi? nell'artwork. Guarda come è incazzato. Sì, non lo so se è nata da Shudo o è nata da Sugimori il fatto che fosse così incazzoso Charmeleon, perché alla fine Così non te li scelto. descrivevano A volte Pokémon nel gioco. c'erano anche degli artisti tipo del TCG, tipo Sì, me lo Arita, che aveva ricordo. influenzato pesantemente il carattere dei Pokémon. Certo. Tipo Cazzo, Charizard. Charmeleon era cattivissimo. Cattivo, Il cattivo. Ma Charmeleon anche di Arita. Charizard col monocorno l'aveva fatto anche Arita benissimo. Sì, vero. Allora, Blastoise mi fa cacare. Cioè, mi fa cacare. Non è bello come gli altri starter. Perché a me sta roba dei cannoni non mi è mai garbata, dico la verità. Wartortle però mi piace tantissimo. Wartortle è ganzo. Farei. Ah, io Wartortle A, ci sto. Blastoise B te lo approvo se lo metto in No, B. non mi è Lo mai garbato, mi volevi dispiace. mettere anche più basso? No, no, va No, bene ok. così, così, va bene. Si poteva fare meglio, secondo me. Anche Squirtle secondo me è B. È una tartaruga. Una tartarughina. È una tartaruga. Quello più interessante che c'ha delle cose diverse è Bulbasaur che gli hanno fatto proprio una pianta fusa al corpo che poi cresce. È oggettivamente una roba fighissima. Che tra l'altro doveva essere un Pokémon, ma non mi dilungherò. Allora, Caterpie, Metapod e Butterfree. A me non hanno mai detto niente, però. Però Metapod, tutta sta Iconico, sì, ma perché? sculturina qui di stronzo, cioè questo Te bozzolo. l'ha mai visto il naso qui? Io In che senso l'ho visto il naso? Ah, vedevo il naso sì, qua da anche, piccino. invece dovrebbero essere le manine, Sì. anche se in realtà a volte c'è una roba sola, sono un Io po' vedevo indeciso. questo mento egiziano incredibile. Boh, non lo so. Oh, per me è tutta B tier quella roba lì. Cioè, non sono brutti, ma non sono neanche. Ok, questo è Pokémon. Se penso a Pokémon, penso a Caterpie. No, è vero, sì. Vabbè, facciamo Bearow. Vogliamo mettere una A Metapod per quello che rappresenta nel mondo Pokémon, rafforzatore contro rafforzatore. Sì, Però vabbè, stiamo facciamo. parlando di design. Quindi, secondo me, cioè, Vabbè, un mago è però. una farfalla e il bozzolo. Sì, però è un bozzolo, secondo me, scolpito parecchio bene. Non lo so. Ok, però non lo stiamo mettendo F, lo stiamo mettendo B. Sì, è vero, è vero. Vabbè, facciamo. Gliela vuoi dare sta? Beh, diamo via a Dai, Metapod, dai, per il meme, Metapod dai, per il meme. te lo posso accettare. Allora, Kakuna per me va in A Sono tranquillamente. Anzi, allora d'accordo, metto. però Facciamo sì, metto in ancora B meglio Metapod. con le falci che poi ha Quello sì, perso nei purtroppo. primi sprite, certo. Beedrill ovviamente per me è una A perché l'ho Sì, mi sempre piace adorato. tantissimo. Con le lame. Weedle non mi A dice livello niente, di lo possiamo mettere Caterpie. con Caterpie, sono Sì, d'accordo. sì, Ok, sì, sì. questa line a me fa impazzire, te lo dico. Oh, come Cioè, mai? Perché cazzo, è un napoletano, guardalo. napoletano? Guarda, col ciuffetto di Ah, perché no, pelle più che altro un e casertano. l'anno. Un casertano. Per essere più precisi. Allora, a me. PG in realtà, ok, è un piccione, ma PG8 e PG8. Cioè, PG8 e PG8 mi piacciono da morire. Tu non li metteresti in A. Io addirittura PG8 lo metterei in S, No, figurati. Cazzo, è Pidgeot. Horus. Lo so che ho, però, sì, però troppo. Beh, sono tutti semplici ovviamente per la semplicità, anche per la capacità della No, console. certo. Però, non lo so, non lo so. Facciamo così, alla Pidgeot che è un uccellino lo metterei in Ci B. sta. Secondo me potremmo anche usare una C, perché comunque è veramente un uccellino e basta. Facciamo così, allora, ti è. Va Toh, che bene, ne ci pensi? posso Andiamo stare. rapidi così. Ci posso stare. Rattata, idem per Pidgeot, c'è però. Concordo con te, ma anche Raticate non mi piace tanto. Non lo so, io un Raticate, Una B? una bina, sì, perché comunque ha Nutria così gigante, la codaccia infame, Io mi sono piace. curioso di sapere, Spiro e Firo, che cosa ne pensi.
De, che Firo è un Moltres che non ci ha creduto abbastanza. A me non piace per niente. Firo è uno dei Pokémon più detesto. Ma perché? Ma perché guardalo? Allora, facciamo così, è un pollo grosso. Questo Spiro è bellino. Cioè, Firo è quel Pokémon che quando lo vedo penso: ah, già che esiste Firo. Sì, però. Secondo me gli possiamo dare anche una C onesta. D è proprio. Cioè, ci sarà altra roba. Ok, vero. Però. Non più di C, cioè, però possiamo dire che Moltres. Vabbè, parliamo dopo di Moltres. Allora, che Arbok A, non sento storie perché tutti i motivi diversi. È canzino, è sì, è beh, un po'... è un po' meglio di un serpente. Cioè, se guardi Pidgey è un po' meglio di un serpente e basta. Però te non te la senti di metterlo No, perché saremo degli ipocriti. Va bene. Perché abbiamo detto Pidgey è un uccellino, ratata, questo è vabbè, un serpentello. È serpente. Però Arbok col discorso dei motivi che ipnotizza, quello è veramente fighissimo. Allora, Pikachu A, nonostante l'iconicità... Vabbè, c'era... non stiamo, stiamo parlando di design. Okay. Raichu 6, S per me. È io avrei messo A tutti e due, capisco l'S, ci posso stare. Dai, va bene. Dai, Raichu è veramente strabello. A me garba da morire, Raichu. Pikachu S per forza, effettivamente il nuovo design però è talmente mascottiano, cioè talmente potente. Quello non ci livello... dici. Sì, sì, cioè, ma in generale Pikachu è talmente iconico che sarebbe veramente... Però Pikachu non è stato disegnato con l'idea di no, essere... Vero, no, vero, no, anzi, prima doveva essere Clefairy. Esatto, quindi... Non lo so, boh, farei... Ma va bene così, dai. Secondo me va bene così. Ok. Poi, Sandslash A, onestissima, perché comunque a me è sempre garbato. Bellissimo. Sandshrew invece, ok, B. No, no, non lo metterei no, no, in no, C. No, bravo, perché comunque hanno avuto l'idea di, no, la pelle arsa, sì, sì, come se fosse mattoni, un deserto. Anche. Sì, sembra un po' mattoni, io ci ho visto sempre il terreno brullo, no, scavato no, dal... è così anche perché poi con la forma Lola gli hanno fatto il ghiaccio. Sì, me, vero, certo, bellissimo. Cosa. Ok, qui direi tranquillamente... Allora, questi S, Nidoqueen, Nidoqueen A, Nidoqueen S. Ok, va bene, va bene. No, a me non mi garba, a me mi ha garbato il reggiseno e le mutande. Quello mi è mai garbato. Nidorino per me bello, bello, sì, A. Vabbè, tanto è vero anche che Nidorina. Insieme a Gengar, sì, sì. Nidora, i due, insieme a Gengar, sì, lo scontro i due Nidoran, però non mi, B. I due Nidoran B, io metterei B. Ma forse però, Nidoran... Però le prime differenze di sesso, non so. Vabbè, ok, però in realtà qui, più che una differenza di sesso, erano proprio due linee diverse, non state ragionate, ma due cose diverse. Clefairy, Clefairy troppo bellino, gli do un attimo. Mi piace. B, non hanno fatto molti cambiamenti di B a Clefable, perché gli hanno aggiunto le ali e l'hanno reso sì. un po' più grosso. Se no spregio Paum, quelle merde. Io li odio. Ma inutili esseri esistenti. Io ancora oggi non riesco a figurarmi l'evoluzione di mezzo. Che cos'è? Cioè, qual è la differenza? Sì, te la visualizzo io l'evoluzione di mezzo. Ok, dobbiamo fare più di 100 Pokémon per giustificare. Sì, no, e va bene, okay, ok, ma se tu me la dovessi descrivere... Io mi viene, cioè mi viene in mente Pomot, non mi viene in mente... Com'è che si chiama Pomo? Credo Pomo. Non lo so. Pomi, Pomo, Pomo. Sono tutti uguali, cioè... Beh, dai. A, S, per me. Bravo. Vabbè. Cioè, proprio... Ci siamo già capiti. Esatto. Vabbè, anche per qua... Me lui è più sopra di Wigglytuff, però. Jigglypuff è sì, bello. Sono d'accordo. Okay, perché per me sì, è il principio di Clefairy e Clefable, Sì, sì. Perché l'hanno sì un po' ingrandito, ma... Ci posso sta. Boh, bah, vabbè, sì. Ah, Zubat gli do... B. Io avrei fatto anche A, ma va bene. Ah, forse sì, è un po' indeciso. Beh, è bello, È proprio, bello. È, come dire... È quasi inquietante. A parte inquietante, è proprio il luogo comune dei pipistrelli non ci vedono disegnato. Sì. Golbat, che mi dici? Golbat, soprattutto la fase lingua, quella così, lo spetto della lingua di fare simi garbava bestia. Infatti metterei tutti e due A. Erbetta. Io metterei C e Gloom. Mi fa ridere il fatto che in oro e argento Beta si cacava addosso. Non sto scherzando. Il fatto che sbavi, però adesso sembra veramente un cream pie, una bocca. Non mi ha mai ricordato il sesso, ma semplicemente un tizio sbava. Vulpix mi piace tanto, non te lo provo, sì. Almeno no, no, l'ho messo qui per stare fermo. Almeno B, ma guarda. Nelle carte Vulpix è veramente bello, Sì, no, più che altro poi il sì, il superfiorone, barra fiori. Sì, io A ci sto. Non so se metterei Gloom in B o in C. Sono indeciso anch'io. Forse non se la merita la C. Facciamo B, vai. Mm. Allora, Paras è bellino, però... Ma niente di speciale, sono d'accordo. Forse... Però Paras è che il fatto sia l'insetto zombie, perché il fungo gli ha tolto la vita... Bella una bella cosa. Infatti, però non fatto da anche secondo me. No, B. Cioè, B, guarda gli A. Sì, 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 vanno benissimo. Io forse Paras anche B. Oddio, però è proprio un insetto. Paras. No, perché Paras è troppo migliorato rispetto a Paras. Sì, sì, sì.
Venonat, boh, uguale, cioè... Ci sto, e neanche Venomoth mi piace tantissimo. Però, non lo so, a me... Una bici la vorresti mettere. Sì, sì, un insettoide brutto, mica. Va bene. Questi sì, purtroppo, Diglett, io ti faccio C e D per Reductrio, perché veramente sì. Pigra l'idea, molto sì, pigra. Sì, avevo paura che tu la prendessi male, ma anche secondo me Diglett e Reductrio sono... il corrispettivo dei tempi del dobbiamo fare un design iper semplice da mettere nel Game Boy, non sappiamo che cazzo fa, vabbè, fai un pisello. Che poi io capisco, c'è anche lo yokai a cui si ispirano, è molto simile, però a me sta okay, sul cazzo però. Ductrio, perché non ho Ductrio, perché veramente assemblare 3 Diglett per fare l'evoluzione, per quanto possa essere meme, è veramente stupido. E poi secondo me c'era già l'idea di Magneton, che invece aveva più senso per via delle per calamite, per via del magnetismo. Però quindi... anche lì la trovo molto pigra come cosa. Ok, però cioè, per me quello è meno pigro di Ductrio, che è proprio ci sta, 3 Diglett. Però per esempio Clean Clang nonostante sì. Io li detesti, non mi piacciono come design, okay. Hanno molta più dignità di Ductrio, perché sono d'accordo, certo. Perché hai visto si meccanismo fondo, fare tutto il meccanismo sì, da orologio, sì. Quella è una roba molto interessante. Vabbè, Persian per me va in A, e anche Meo. Bravo. Sì, sì. Sì, 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 non sì, gli manca veramente poco a Persian, però boh. Sì, peccato che con la Lola l'abbiano peggiorato. Sì, Persian sì, poteva sì. Essere sono migliorato, d'accordo. Sembra appunto da una Vespa che abbiamo mangiato una Vespa. Sai da che na Goldak, ti dico la verità, sì. B. No. Ah, ecco. Sono quasi S. Capito. Cazzo. Ricordati la carta della vita. Mamma mia, Dark Golbat. Mamma mia, vabbè, dai, gli do S, non ci si pensa più, dai. Primeape dei... Primeape per me è S, non so dei se sì, per però te, ora bene. Esiste Annihilate, quello è il problema. Vabbè, vero. S è... no. No, SS non si può... Però in Giappone usa SS come categoria, ogni tanto. Lo so. Vabbè, dai, gli do S per l'affetto. Dai, Primeape, cazzo, lasciami incazzata. E manca però, insomma, dai. Manca i B. Un B, onesto. Arcanine, vabbè, bellissimo, ci pensiamo nemmeno. Bellissimo, S anche Arcanine per me. B... Io non gliela darei la Agroli. È un canino. È un canino, però... carino. Belline le striature, da shishi, però va bene. Secondo me comunque giocherà anche. Appunto, no, vai Agroli. Poi, Poliwag... L'hai messo in Agroli alla fine? Sì, alla fine sì. Lo so. Vabbè, dai, vabbè. L'ospite è importante. No, l'ospite ha ragione. Ha sempre ragione l'ospite. Ah sì, questa è la regola. No, non lo so, però oggi sì. Allora, Poliwag... Allora, qui c'è un problema di pigrizia molto forte. A me non piace proprio la line. Non mi è mai piaciuta, non mi è mai arrivata. A me l'idea di fargli l'interiore visibili con la spirale è molto furba. È molto, ok. E più che altro a me ha sempre dato fastidio il fatto che non si veda la bocca, quando in origine si vedeva un pochino. La bocca sì, è qua sotto il nasello. In realtà con alcune animazioni 3D, se spammi A, lo vedi che aprono la bocca. Ok, sotto. Meno male. Però comunque la bocca a me continua a sembrare... La spirale, pancia. Sì. E quindi mi sembra questo tizio la bocca aperta. Con la spirale in bocca. Ma senti, qui siamo un po'... Non lo so. Bravo, guarda, come l'ha fatta ora. Secondo me ci può stare in dubbio su Poliwhirling B. Sì, facciamo così. Poliwhirling ti dà lo sguardo un po' più incazzoso di garba. Vai, va bene così. Sì. Sì, raga, per voi tutti i 9S dovrebbero stare quelli della prima gen, ma bisogna anche staccarci dalla nostalgia un po'. Allora, questa sì. Line, per me, se la metto tutta in S non ti dico niente. Ti provo qua invece. Faccio. Vai, Kadabra in B. No, ti faccio Kadabra in S, Alakazam in A. Ok. Perché Kadabra per me è molto meglio di Alakazam. Sì. Questa codona, tutto sì, tozzo, sì, un sì, po' sì. Gobbo. È più satanico. E Abra te lo metto in A. Vabbè, no, non è una provocazione, ci posso stare. Kadabra è troppo più bello. Allora, Kadabra è proprio il più ispirato a Satana di tutti, perché poi con Alakazam diventa una cosa un po' diversa. E c'ha anche proprio la posa. Da Kadabra bannato dal TCG, sì. Falso, è stato reintegrato una settimanetta fa. No, sì. di più. Sì, io l'ho letto notizia una settimana fa. Secondo me, allora, reintegrato ufficialmente magari da poco, ma la causa si è risolta da... Sì, la causa si è risolta da qualche mese. Però è stata ufficializzata la notizia che torna proprio in questi set da qualche giorno. Sì, peraltro una causa completamente assurda che non ha mai avuto fondamento, però. Sì, bella. Sì. Mashok è quello che mi piace di più dei tre. Ok. Mashok. Ah, Mashok. Mashok è quello che sì, mi piace. Sì, a me dà sempre un po' fastidio se evolve alla cintura, però io gliel'avrei messa dopo, cioè solo alla fine. No, non gliel'avrei messa, cioè avrei messo un oggetto che compare solamente se ho, tipo, cazzo, cambi il modello, lo sprite, quando gli equipaggi... Ok. Perché okay. È veramente strano che quando si evolva il modello 3D con cintura. Cioè, non è organia, come no, Soak no, no, e Hawk no. Che gli hanno... Ma infatti loro ti dicono nel Pokédex che è un organo.
che la cintura in realtà è un organo del Pokémon. Alcune descrizioni dicono che serve a contenere la sua forza. Però, boh. Cioè, Soak e Hawk, nonostante non mi piacciono, hanno risolto il problema perché fa parte del loro corpo, ma assomiglia a un kimono da karate. Ma hanno più o meno Soak e Troak lì. Io dico sempre Soak e Troak. E hanno fatto la stessa cosa anche con loro, però più tardi. Mi pare con Fire Red e Leaf Green hanno inserito per la prima volta questa cosa, ma potrei sbagliarmi sul gioco nello specifico. Comunque, Machop non mi piace per nulla. Machamp. Però ma l'idea delle quattro braccia è Ganza. No, è Ganza. E diciamo a Machamp, dai. Va bene. E però allora anche Machoke. Machoke a me piace, è un coccodrilloide, sembra il cattivo di Donkey Kong. È vero, sì, è molto Sauro. Mi piacevano parecchio queste robe. Sì, che poi in realtà la perde questa cosa, e non so se lo sai il motivo per il quale a volte si parla di un'altra possibile cross evo che poi è stata cambiata in corso d'opera, ovvero Machoke poi in realtà diventa Golem, tipo per scambio. Sì, sì, l'avevo sentito. Perché anche lui c'ha il muso serpentino. Da coccodrillo. E invece Graveler, praticamente Machoke gli spacca la roccia, se la prende lui per fare il suo guscio, e questo sarebbe Graveler che diventa forzuto perché ha quattro braccia Graveler. Sì, sì, certo. Capito? Quindi nello scambio uno gli spacca la pietra, forse diventa nei grosso. Giochi di adesso l'avrebbero fatto, ma ai tempi non credo. No. Sarebbe per me è una roba tipo fan theory carina. Venonat è palese secondo me. Cioè non so come. Sì, no, quella a me sembra proprio una roba chiara, però vabbè. Allora, Victreebel per me è grossissimo. Molto bello, soprattutto la gag con James. Io farei A e vaffanculo. Weeping Bell, un bino. Bellsprout. Un cielo, dai. Io voglio dal bino. No, i do C a tutte e due. Sì. Perché un mi garba tanto sta faccia. Ci posso però Victreebel è veramente. Victreebel è figo, sì. Tentacool e Tentacruel. Tra l'altro, ti piacciono Todd Scruel? Sì. Li ho rivalutati tanto. Sai che dovevano essere Magikarp e Gyarados. Peccato. Vabbè, però c'erano già la Mega. C'è già la Mega Gyarados, va bene. Nei dati di gioco si chiamano ancora Convergente Gyarados, Convergente Magikarp. Okay. Quindi probabilmente li tireranno fuori nei DLC. Ok, borda. Oh, non si stanca mai di toccare la prima gen. No. Mai. Vabbè, Tentacruel hai... Tentacruel io direi tra B e A. Cioè, non è una roba che mi fa impazzire, ma non è A me piace più Todd Scruel di lui, quindi metto B. Va bene. L'ho rivalutato per quello. Tentacruel va bene anche Cina, Medusina, Onduco... Va bene, sì. Sì, S. È tutto S, ragazzi. Ma i design da S sono altri, secondo me. Non so questi. Tipo Golem, de. Golem ti piace? A me piace, ma non da S. No, nemmeno per me. Facciamo A, dai. Il resto della linea però è proprio brutta. Cioè, Graveler in particolare, secondo me, è proprio strambo. Non lo so. Forse C, però è troppo poco. Cioè, c'è un topo in C, che è un topo. È vero. Facciamo... B? Vai, bassa B? Allora, rapida Shamme Garbambotto, metto le mani avanti, Quindi almeno A. Sì, sicuramente okay. A. Non è da S, perché per me devi veramente metterci il quid in più per arrivare a S. Sì, sono d'accordo. No, vedi... A. Oh, scusami. Sono un po' sbagliato. E Ponyta sì, va bene B, è carino. Non è solo un cavallo. No, è un cavallo con la criniera di fuoco, è figo. Poi è shiny con le fiamme blu, che è interessante. Allora, anche questa linea mi piace tantissimo. Slowbro è veramente un bel Pokémon, secondo me. Però... Non da S. No. Può starci in A, secondo sì, me. Sì. Slowbro pochino B se la merita, dai. Comunque la gimmick del non capisce niente. Sì, ci sta. Lo sguardo Abito. Abito gli hanno fatto bene. Ancora Rosico, lo dirò sempre, per lo Shellder, non mai fatto forma regionale. Perché era nella beta di oro. E invece poi... Era un Pokémon separato nella beta di oro, poi lo hanno abbandonato, non lo so. Eccoci qua. Credo per evitare il concetto di stacchi dal Pokémon, devoluzione, cioè forse avevano paura che poi... Fai forma regionale, vaffanculo, poi fa, basta. No, ma adesso vedrai, hanno fatto la roba convergente proprio per questo, secondo me, perché bomba libera tutti, non devono neanche stare a dire perché sta in quell'habitat. È un vecchio disegno e viene aggiornato. Vabbè. Magnemite e Magneton. Allora, Magnemite... Per me è come Ductrio Magneton, lo so, capisco il discorso del magnetismo che si uniscono, però la pigrizia qua è indubbia. E Magnemite ti piace come Diglett? Io farei una roba così, sì. Io l'avrei messi entrambi in C, ma ci posso stare, una volta hai dato ragione a me, do ragione io a te qui. Va boh. Facciamo di Magneton. Ok, Farfetch? Boh, mi è indifferente Farfetch. È carina l'idea del porro però, Sì, che però finisce lì, cioè possiamo dargli B. Ok. Non di più, cioè guarda gli A.
No, 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 infatti sì, cioè, Farfetch secondo me non ci sta. Assolutamente. Sirfetch mi piace di più. Sirfetch è veramente geniale, però non sarebbe mai esistito senza Farfetch. Eh no, cioè, vabbè, ok. Quello è sempre. Dodo e Dodrio. Beh, questa è l'idea. Allora, sì. Dodrio possiamo dargli là. Guarda, guarda, se lo metti in B, secondo me sta con della gente che è meno brillante. Però, vabbè, però, insomma, c'è Polivrat, c'è un Parasect. È anche vero, è di sopra, c'è Psyda, Cabra. Capito. Alta B. Vai, però vabbè, facciamo sì, dai. Va bene, sì, e Dodo sta lì. Dodrio ha più personalità di Dodo, senza dubbio. Ok. Sil e mi Duke sono God. Indifferenti loro due. Allora, Sil in realtà mi turba il fatto che sembri un cane. Grazie, Cronos. E quindi non so, secondo me in C sta bene. Sembra un bulldoghino, sì, vabbè. Dugong è un pelino più carino, ma ecco, bravo, non più di B. Facciamo così. B perché non è come Sil e non è come un topo. No, però... no, è più raffinato, diciamo, però sì, diciamo... Non mi fa impazzire. Ok. Sai chi sono questi? I Pokémon preferiti di Michele lo del so, deserto? Lo so. Non Mark... so perché. No, boh, non lo so. Cioè... Io forse posso intuire, ma non... comunque... Come non... dire, un po' di collegamento spermatico. Secondo me sì, cioè, sì, sì. Te, comunque, okay. Sai, un bel porcone, il buon Michelone. Ma un buon... Non lo so. Nel senso che gli ricorda la sua sborra o la sborra altrui? Beh, io dico un po' tutto. Dico proprio tutto. La sborra. La sborra come concetto, sì, sì, che come lo accompagna concetto. Nella vita. Che, sì, sì. Che ci accompagna un po' a tutti. No, sì, questo assolutamente per me. Senti, è Grimer è un ammasso di merda e Mac è un po' più grosso. Però è interessante il discorso dei fiumi inquinati. Ah, pensavo della sborra. No. E vabbè, sì, c'è tutta quella pista ciclabile o motociclisti con dentro Coughing, Mac, sì. Perché io c'è farei così. Sì, sì, sì. Non, dai, va bene. Non dai. Diamo fastidio no, a nessuno. Bio Broly, ragazzi, Mac, è bello, incazzato. Secondo me Bio Broly in prima gen non c'è praticamente nessuno. Ce n'è uno, secondo me. Uno? Aspetta, fammi vedere chi c'è manca. Un'idea proprio malsana, secondo me, hanno avuto in quella generazione lì. Ok, no, per me non c'è uno solo, ce n'è uno. Vabbè, ma ci arriviamo. Poi ti spiego la mia opinione su va questo. Va bene, va bene. Cloyster, canzissimo, è una vulva, quindi gli diamo una. Non lo so. Bello comunque, bello. Scelderino, uncino al volo. Uncino al volo, sì, perché è un... Bellina l'idea della lingua. Che la linguetta. Sono... Sì, però linguetta che c'è anche in altri design di prima gen. Sì, per. Cloyster è molto più bellino, molto bello. E allora, Gas, vabbè, qui a Gengar in S. S e va bene, ma Pokémon preferito i Sugimori, ricordiamo perché. Per me anche Hunter. Hunter sì, in S? Se non è S a facciamo tantissimo. A dai, Gengar non ce la faccio a metterlo su allo stesso e di... Gastly lo mette B, Gastly no, mette A. Ah, se è proprio una linea evolutiva geniale, no, esatto. Secondo me. Poi prima era ancora unica più figa, aspetto. Secondo me. Il fatto che fosse una massa gassosa. Di gas e basta, sì, non c'era la pallina nera nel mezzo, no, era no. Solo era gas. Più ispirata a Dragon Quest rispetto a Pokémon, però è... Erano gli unici tipi spettro ed erano talmente forti che Psico li doveva menà. Tant'è vero che, insomma, poi Alakazam a sua volta era troppo potente. L'altra linea unica era Dragonite. La prima gen per me è piena di Bio Broly. Tommo, dipende che idea di design hai nella generazione, perché noi apprezziamo più un design semplice, immediato, ma funzionale. C'è invece chi di garba, insomma, il casino della quarta dove aggiunsero qualsiasi tipo di elemento perché avevano il DS e si volevano un po' sfogare, diciamo, volevano flexare. Allora, Onix lo metto in A perché mi garba tantissimo, discorso sì, magnetismo. Per me ci poteva stare anche in B, ma va bene. Però esiste Steelix più che altro, cioè questo è un bel problema. Quando Steelix è meglio. Boia. Ah, ok. Vai. No, per me... Steelix è uno dei Pokémon più belli. Questo serpente che si aggira con questo coso. L'hai giocato Snap? Sì, New Pokémon Snap. Sì, sì, quello nuovo, sì. Quanto cazzo è bella la parte di Steelix. È bellino, un po' corto. No, il gioco non mi è piaciuto tantissimo, ma la parte di Steelix. C'è della roba interessante. Allora, okay. Drowsy e Hypno. Drowsy per me è meglio di Hypno. Serio? A me piace di più. Perché è troppo umanoide Hypno. Ok. Cioè, Drowsy è più mix tapiro uomo, Hypno è proprio un tizio con una pelliccia. Ci sta, no, ma ci sta, E io Drowsy ti direi anche A. Boia, ok. Sì. E allora lo metto al pari di Hypno, dai, perché Hypno a me piace lo più di Drowsy. Lo fa doppia, va bene. Perché piace, quindi dici, cioè, la tua versione e la mia versione, perché a me Hypno piace più di... Ti piace di più di Drowsy. Me sto naso, mi inquieta veramente tanto. In ogni caso, non sto naso. Sono bei Pokémon. Va bene, tutti e due. Kingler e Krabby, no, abbiamo già parlato. Kingler, bellissimo. Kingler molto bello, Krabby ok. No, Krabby sì, dai, è un granchietto, però Kingler è troppo bello. Ci può stare anche A. Dai. Bella anche la versione saponosa della Gigamax con la barba.
Eh sì. No, beh, abbiamo messo Squirtle in B perché ci piace più Bartortle, ragazzi. Abbiamo messo Charmander in A perché ci garba più Charmeleon. Non ci si può fare niente. Poi Blastoise, se poi ve lo tiriamo su, c'è il problema. Ecco, sì, ve lo siamo a posto. La pressione era troppa. No, perché... abbiamo fatto democrazia totale. Va bene, totale, va bene. Mettiamo qua. Così almeno siamo tutti. La pressione era troppa, va bene. A me stava bene in B, Anche a me, però almeno si accontentano. Ok. Allora. Allora, qui c'è... Questi sono Pokémon che stimolano polemica. A me piace di più di Voltorb. Perché c'ha questo smirk che mi fa morire da ridere. Anche a me Electrode fa impazzire. E a me piace soprattutto come lo facevano in 3D nelle prime carte, se ti ricordi. Che gli facevano queste sopracciglia iper sì, proprio esatto, bravo, in rilievo. E grazie per Xicina. Io Voltorb non riesco a metterlo in C come gli altri. Nel senso che c'ha comunque una commistione con la Pokéball e quindi non mi fa così schifo. No, tu a me invece... piace il fatto che sia una Pokéball animata, che appunto può essere una cazzata per molti, soprattutto a fronte di nuove generazioni. Ma porca puttana, ai tempi il fatto che una Pokéball fosse un Mimic, ragazzi, questo è il Mimic della generazione Pokémon, cioè certamente è importantissimo secondo me. E è una Pokéball che si anima per ingannarti quando vai a prendere l'oggetto. Cioè è troppo canto. Per come, me come... possiamo fare B Voltorb a Electrode, ma non voglio scandalizzare nessuno. Execute so dell'Ova stesso discorso del... Però so tante c'hanno tutti i loghi. Può fare come un topo. Cioè facciamo come Voltorb, sì dai. L'altro è letteralmente un topo. Executor è strano, secondo me sta bene B, però. Va bene, ci sta. Perché Alola soprattutto è più bella. Sì. Vabbè, Cubone. Sono bellissimi tutti e due. Aspetta, intanto li tiro su. Facciamo Cubone A. È un doppio A e non facciamo del male a nessuno. Ci sta, anche perché secondo me la forma Alola andrebbe in S. Ti dico la verità. Certo. Boy. Sono super d'accordo. Cazzo, con le torce per guidare i morti. Bellissimo. Itmoli è il blemo. Per me puoi metterli quasi S. Però... Io, Itmoli va in S. Okay, Itmonchan in A, per il mio gusto personale, Ci sto. Il gonnellino mi turba un po' strano. Però, vabbè. Itmonlee è il blemo. È più inquietante, è più mostro. Poi si allungano le molle. Itmonlee è un mostro quasi occidentale più che orientale, secondo me. No, è un mostro occidentale perché viene dai diari di Marco Polo. Ah, ecco, vedi. È il blemo. È lui. Non so se, aspetta, faccio vedere. È uno dei miei mostri preferiti, tra l'altro. Vabbè, andiamo avanti. Molto figo. Lickitung. B. Sì, ci sta. Weezing e Coffee, beh, stesso principio di Mach, infatti li metterei come Mach e Grimer. Forse però, allora, non so se Coffing è più su o più giù di Weezing, o è uguale. Sono indeciso nel rapporto fra i due. Beh, il tumorino che li collega è Gans. È proprio un tumore, nel senso, sì, è l'idea di una formazione cancerogena. Quindi forse Weezing sta su, perché comunque qui volevano raccontarti in maniera un po' più cruda, dai, l'inquinamento. Vogliamo fare C e B? Facciamo Weezing. C e B, vai. C e B, Weezing, come, però lo volevo mettere su o sotto? Sono indeciso, perché allora Weezing da una parte ti direi più crudo come design e esprime di più quello che volevano dire, quindi è sopra. Però Coffin come Pokémon in sé è più figo. Però dai, teniamo l'espressione di merda come B, cioè l'espressione di merda un sì, po' dai, velenosa, va bene. Dai, ci sta. Rai, ok, all'aspetto. Rhydon si può mettere S senza che nessuno scandalizzi. Sì, sì, okay, sì. Per me è più Rhydon addirittura. Rhydon sì. Anche S. Guarda, cazzo, guarda un attimo. Le orecchie che c'ha questi buchi dentro al guscio. Sì. È perfetta questa roba V che c'ha davanti. Per me non c'è problema perché entrambi per me sono i Pokémon. Cioè, se io penso. Sì, i Pokémon. E Nidoking. Cioè, i mostri bravo, alla sì, Kaiju. Cioè, ispirati. Che poi sono i primi che vanno messo anche in Capumon. Sì, e poi sono praticamente sulle statuette, quelle che trovi nelle palestre. Bra. In giro, sono quelle robe lì, insomma. Io farei doppio S. Chance è ganzissimo, però. Ah, sì, tranquillamente. Ah. Tangela, molto bellino. Molto bellino, non so se però B o A. No, B. Per me B. Finisce lì, ecco. Kangaskhan bellissimo. Kangaskhan per me è proprio stile Rayon e Rayon. Vai, non c'è versi, dai. È un altro di quelli di campo. L'unica cosa va a fanculo perché quella roba lì del cucciolino non l'ho mai aggiustata, perché nasca dall'uovo con il cucciolo non ha alcun allora senso. Ho una spiegazione, ma è una spiegazione di quelle mie, cioè nel senso vai prova un po' io. Prova un po' sì prova un po' che il livello non è uguale all'età. No, lascia stare il livello. Lascia stare il livello. A me trovo ridicolo. No, e quindi è gameplay, nel senso, l'uovo nasce e per evitare, siccome Kangaskhan è l'unione della mamma più il figliolo, dovresti immaginarti che in quel momento nasce il piccolo Kangaskhan, diventa una mamma, fa un figliolo, torna da te.
È l'unica. Ma è tosta, tosta. E siccome tu stai giocando a un videogioco, non è che puoi stare lì a aspettare e mettere. Quello no, famiglia. Quello no. Ma io, scusa, fixala con le nuove generazioni. Metti che con una Roma, come hanno fatto con la quarta, con la terza, ma non ci sono più. Hanno tolti con Scarlato e Violetto. Adesso nasce direttamente Riolu. Ecco, meglio ancora. Pini. Quella è una cosa buona. Allora fai Kangaskhan, nasce piccolino e poi piccolino soddisfi i fan, fai che il maschio si evolve in Cube, non è Marowak, e poi femmina si evolve in Cube. È che ormai te l'hanno messo il figliolo o la Mega, quindi secondo me non torneranno più indietro. Cioè, il già, figliolo è dentro il gameplay, ma come aiuto. Ma le riprenderanno le Mega, sono prima o poi? Si vocifera che nel DLC qualcosa di simile alla Mega ci sia. Io avevo sentito questa cosa, però... Allora, Sidra bellissimo. Piace molto, Sidra per me ha, Sì, però esiste Kindra, quindi... E infatti è esatto. Kindra sì, è un'altra cosa che mi fa pensare ai Pokémon. B, metterei Orsi, che carino, però non va più, più su di B. Ok, Orsi, Goldin, Seeking, Seeking gli do B. Dai, va bene, C. E Goldin C, sì, ci sto. Ok. Loro sono strani perché cambio idea su di loro ogni giorno, tipo, nel senso che... Però sono sfighi. Allora, non sono da C, sicuramente. No, sono no, dei no, due. Io li metto lì per in attesa, poi si vedrà. Secondo me Staryu B... Starmi potremmo provare a metterci una A. C'è comunque la stella che gira sincrona dietro. È vero, perché noi ci scordiamo sempre che nel modello girano tutte in esatto. maniera diversa. Facciamo così, sì. Vabbè, C Staryu? No, no, facciamo così, vai. Ok. È l'unica. Mr. Mime è strano sodo, eh. Siete stato sul cazzo ipno perché umano questo. Ma infatti non è particolarmente tra i miei Pokémon preferiti. Prima aveva quattro dita, poi l'hanno reso ancora più umano con 5. Non lo sapevo, sì. In realtà. Cosa si fa? C. E B, perdona. Bello, Scyther. Ah, cazzo. Esiste Scizor. Esiste Scizor, hai ragione. Cleavor? Per me è un bino al B, volo. B, ok, ok, ok. Ci sta. Poteva ci essere fatto 100 volte. Ok. Questo è il tuo Bio Broly. Questo è il mio Bio Broly. Sì, allora loro hanno avuto l'idea. Secondo me non è Bio Broly. Allora, siamo a una riunione, hanno fatto tutte creature, sauri, sì, serpenti, facciamo... insetti e poi facciamo le Ganguro. Come? Sì, aspetta, sì. Perché vuoi fare la Ganguro? Usa lo yokai, va bene, però è una Ganguro. No, è una Ganguro. Che, che ha creato anche un disastro. Io Yukion non ci crede nessuno, è una Ganguro. È una Ganguro. Cioè, secondo me c'è, se penso al mondo dei Pokémon, c'è di peggio. No, certo. Capito? Cioè, noi stiamo facendo la tier list di tutti. È vero, hai ragione. Vai, non della prima vabbè, gen, vabbè, capito? Ci sto, ci sto. Quindi io metterei una E politica. Ah, Electabuzz. Ah. No, sì. Ah, se va benissimo, va bene. Sì, ma è un Oni, cazzo. Pokémon Oni elettrico che pia fulmini nel viso. Magmar, per questa testa a culo, gli do A. Però sì. A me piacciono, i cuginetti sono sempre bei, poi hanno fatti, sono legati da un destino ormai. Pinsir, vabbè. A perché esiste il suo... la Mega. Non proprio. A me la Mega piace tantissimo. Ah sì? No, io più che altro pensavo al suo nemico giurato, ovvero Heracross. Heracross, a me piace parecchio, sì sì sì. Però Pinsir si A, onestissima però. Magmortar mi fa cacare, ragazzi. No, Magmortar hanno sbagliato delle cose. E invece Electivire è carino. Dai, facciamo... Tauros una... allora... Fammi vedere le A. Forse B è il suo. Nonostante Tauros abbia un posticino speciale nel mio cuore perché era fortissimo ai tempi. Le ultime ti sono piaciute, quelle versioni originali? Il fuoco è carino, con le code intrecciate, l'altro con le code a motorino mi sembra un po' ridicolo. Si poteva fare qualcosa di meglio, secondo me. Quello normale è Tauros, ma col pelo nero, non lo so. Ma diciamo che non mi hanno fatto gridare al miracolo, ma non sono neanche brutte. Mi piacciono le perline a me di Tauros originale, tre code, io è un bio onesto, dai, no? Un bio onesto. Forse di più, non lo so. Cioè, se guardi Ya, secondo me a Ya non ci arriva. Ok. Basta, sì. Vabbè, qui Magikarp per me, Gyarados sono la linea per evolutiva. Per me possiamo mettere Gyarados in S. Anche te dici Gyarados. Anche te fai questo peccato. Perché cos'è Gyarados? Gyarados. Sti cazzi. No, no, sti cazzi anche mai. Per me. E calcola che Electrode l'ho iniziato a chiamare Electrode solo di recente. Lo chiamavi Electrode? Io Electrode. Ah, Electrode. Sì, sì, sì. Ai tempi da bimbetto sapevi una no, sì. No, Gyarados è Gyarados. Cioè, per me Gyarados è... Come cazzo parli? Comunque Magikarp lo metti B? No, 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 no. No. Ah, assolutamente. Okay. Sì, sì. Per me è proprio un Lapras bellissimo. E per me tra la A e la S. S tranquillamente. Nessi, ma poi il fatto che portava la gente sopra, poi così regale, bello, raro. Concordo. Dittone? Dittone A, dai. Dittone. Dittone A, sì, sono d'accordo. Dittone leggendario, A può stare. Dai. Leggendario. Lo smile, è troppo bello. Ok, Eevee.
i fan delle Evolution sono tanti e arrabbiati. Però bello, ce ne sono alcune che mi piacciono tanto e altre mi piacciono molto poco. Allora, okay, e questo varrà anche per le altre. Vabbè, altre diciamo che in sonda genere non allora, ci sono Eevee, problemi. Allora, Eevee, B, ci possiamo stare. Politico. Ci possiamo politico, stare, politico, ragazzi. È un volpino. Perché vedo già Eevee S. Sì, Eevee. Vabbè. Ci possiamo grazie, stare che Eevee è B. Grazie Marco, New Sincerity, benvenuto. B è un carino, carucciolo. È bellino, però finisce lì. Finisce lì. Ora ti imbicchi, c'è Staryu. Taurus, Lickitung. Ma c'è tanta roba bellina, okay. Squirtle, dai. Benissimo. Fantastico. Ok. A parte il meme di Vaporeon. Sì. Allora, per esempio, Flareon è quello che mi piace di meno, dei tre, di prima gen. Tu ci ne sta. Hai uno che ti piace di meno? Di prima gen? Di questi tre, sì. Sì, forse Flareon, no. Ecco. Anche per me. Per me Jolteon è più bello. Vaporeon è quello che hanno fatto meglio. Sì. Perché è una mezza sirena, mezza esatto, mon. Hanno fatto proprio un'evoluzione totale. Jolteon gli hanno arruffato il pelo elettrico, come Zapdos, praticamente mm-hmm. hanno fatto lo stesso principio di... Però sono fighe le orecchie, no? Aerodinamiche, un po' così tira. Per me due A, un B, e stiamo d'accordo tutti quanti. Cioè, A, Vaporeon e Jolteon, A. Ci sta. Io fossi stato da solo nella mia cameretta col cazzo in mano, avrei messo anche Jolteon S, però non no, voglio scandalizzare no, no, potrò, c'è Espeon e Umbreon nella seconda scena. Ha ragione, ha ragione, dobbiamo pensare anche alle prossime. Troppo bene. No, Vaporeon S, ragazzi... No. No. Cioè, no. No, Espeon e Umbreon sono le Evolution più riuscite. Porygon, raga, lo metto alto, ma più che altro per il discorso low polygon e certo. Il Pokémon che viaggia. Ma per me tutta la linea è incredibile. Cioè, il modo in cui l'hanno evoluta è fighissimo. Ok, allora, sì. Presto a fa così. Puoi mettere S, per favore. Sto già facendo. Ok, fantastico. Okay, finifica, siamo tutti tranquilli. Aspetta che faccio anche un'altra cosa. Vai, perfetto, vai. Butta su. Pronti? Ok. E ora qui si può ragionare. Allora, Omanyte, Omastar, Kabuto. Allora, Kabuto è molto misterioso. Per me. Sono d'accordo. Omastar. Secondo me una A alla fine gliela possiamo dare. Omanyte B ci sta. Omastar è tra l'A e la B in realtà. Però comunque la bocchina è cattiva forte, con questo beccuccio che non ti aspetti. Cioè... Sì, l'hanno diciamo evoluto poco. Hanno messo è vero, spine, però... Però l'hanno reso mostruoso. Cioè, guardali accanto. Sì. Sono proprio preistorici. Sì, però Omanyte è caruccio. E Omastar invece è tremendo, è cattivo, è spaventoso. Io lo metterei in A. Va bene, dai. Io forse avrei tenuto in B, ma ci sta. Snorlax, dai. L'avrei capito. A. Sì, non bello, S. Bello, perché più che altro c'è tanta roba da S sopra che... Cabigon. Ok, sì, adesso io rompo il cazzo a tutti come al solito. Articuno per me da S. Zapdos da S. Ma Moltres no. Assolutamente no. Ma guarda che io ci posso stare. Zapdos è il mio preferito. Io Articuno l'avrei messo in A e non in S. Addirittura? Ma posso... Però è così il regalo con questa codona. È che esiste Articuno di Galar. Allora, io non questo discorso... Di no, è carino. Però a me la maschera da Bondage, insomma, l'unica cosa... Secondo me invece è incredibile. Che è una specie di ladro. Però c'è più che altro Moltres di Galar, capito? No, indubbiamente. Che l'ha migliorato tanto. Moltres è il fuoco pollo. Cioè, per me A e ringrazia. Bene, pollo prende fuoco. Sì. Poteva andare meglio. Ma facciamo A, anche se... No. Questa linea è tutta... Sì, Dragonair è il più bello. Dragonair è il più bello di Dragonair. Dragonair è il più bello della linea proprio, quindi S garantito. Io poi dovrei andare a vedere cosa avevo messo nella mia prima tier list, della prima gen, che l'avevo già fatta mille anni fa, sono curioso. Ora Moltres, Bio Broly, ragazzi, no. Ma vaffanculo. Semplicemente è una espressione della Fenice non felicissima, secondo me. Cioè, la Fenice è facile farla bene e sono riusciti a farla ok. Dratini B no, sono Dratini A. No, certo. Rispondevo ai ragazzi. Dragonite anche A. Sì, è meglio Dragonite. Mi piace Dragonite, però così un po' troppo. È Dragonite, solito discorso. Un po' troppo baffetti. Prezzemolo. Cioè, allora, Mewtwo lo metti in no, S. No, tutto Ultra, S, Turbo, basta. Z. Anche se preferisco Mew, E Mew anche lo metti in S. Sì. Assolutamente. E preferisco Mew a Mewtwo. Ormai con la maturità, con i 30 anni, si può separare l'animo di bimbo da quello di adulto. Ah, cioè tu preferisci Mew a Mewtwo? Assolutamente sì. Come design. Perché... Stiamo parlando solo di come è fatto. Ok, perché diciamo, il mio gusto si è evoluto comunque un po' col design. Okay. No, il design siamo andati con la semplicità, nonostante Mewtwo sia Freezer, perché su Kimori era un fanboy certo. Troviama che tipo si sarebbe messo in ginocchioni. Beh, cazzo, l'hai visto i Game Freak? Boia. È tutta roba fan di Toriyama. Ma anche la pose di Toriyama.
Però Mew proprio la perfezione, rappresenta la perfezione. Poi sta coda che ricorda il DNA, hanno fatto anche sta serpentina, hanno fatto proprio un bel lavoro. Entrambi Pokémon stupendi. Per me però Mewtwo è migliore, ma forse sono influenzato anche da quello che rappresenta per me, per Pokémon. Cioè Mewtwo per me è il leggendario. Secondo me questa tier list è bella. Questa è, sì, è bella. Cioè questa tier list è onesta. Onesta. Dai. Onesta. Seconda gen. Seconda gen, madonna, la mia preferita. Anche la mia. Oddio. Mio starter, Chikorita. Eh? Io ho cominciato con Chikorita. Sì? Il mio primo starter. Strano. Della storia è Chikorita. Allora, si faccia la pregata, poi... E vabbè, Typhlosion ci sta, Feraligatr, Meganium è il meno bello dei tre, lo metterei in A e ci possiamo stare, però dobbiamo mettere anche Chikorita, anche in A, secondo me Bailiff invece potrebbe stare in B. Ah, facciamo così, sì. E poi... è così, e quindi creiamo questo scalino ulteriore? Sì, secondo me sì, però Chikorita e Bailiff non ho ancora piazzati, eh. Chikorita è molto bellino. Chikorita secondo me... ci superstar, è un mezzo dinosauretto, mezza pianta. Bailiff invece... ragazzi, voi dite meno. No, ma voi non avete mai visto come trattano il modello 3D di Typhlosion. Però non è colpa. Che l'art- ok, però l'artwork qua spacca. Però l'idea lui sta sempre... Gobbo, sì, è una donnola, però molto meglio fra gli hater. Però è anche vero che comunque, non sappiamo, me l'avevano in testa a tempi, però anche che ora lo fanno in quel modo... Va bene, dai, facciamo S, dai, vabbè, però dovete, cioè, io mi per me farei S, Feraligatr, Typhlosion, A, Chikorita e Meganium, Bailiff B. Ci sta. Cioè, secondo me... Perché altrimenti a me non mi garbano questi troppoli e c'è un al collo. E Typhlosion, secondo me, migliora con la forma Isu. Croconaw è troppo bello, il Flistons, cioè... Con... Sì, con la canotta, Mario Merola, bellissimo. Ok. Poi abbiamo Quilava, che no, sì, può starci bene in... Per me è così. Io non sono indeciso tra Quilava B e A, perché Quilava secondo me è meglio di Bailiff. Però vediamo come si compone il resto della tier list. Vai. Furret lo adoro. Furret è tanto in posizione un po' qua, vai. Si fa prima. Vai. Quella di Valeria già meno. Allora, Sentret B e ci può stare. Sì, tranquillamente. Okay. Furret. Furret pure B lo adoro, però secondo me non è ai livelli delle A. Però c'ha già un'idea più figa rispetto a Rattata e Raticate. Cioè sente la vedetta, salza con la coda, lui che diventa tutto un corpo. Ma infatti non lo stiamo mettendo in C. Tutto per me Tutto è bellissimo. Per me sì, sì. Per l'orologio, le lancette, cioè... hanno fatto... Noctowl è meno brillante, è molto bello. Mi piace, è un gufo. Mi piacciono le sopracciglia a corona, perché sono interessanti. Sì, però ha perso il concept dell'orologio. E infatti un sacco di fanart ancora oggi immaginano una possibile adesso evoluzione alternativa di tutto, mm-hmm, che continua. Sarebbe stato interessante il concetto dell'orologio. Cioè però, crea un gufone, metronomo, orologio. Sarebbe interessante. Noctowl A, capisco, amici, ma secondo me per come si sta delineando questa tier list... No, ragazzi, stiamo premiando tanto l'idea, perché cazzo, Utut hanno fatto veramente un buon lavoro col discorso lancette. Ma poi tra l'altro, che introduzione, cioè entri nel primo percorso e c'è lui. Sì, sì, sì. Rispetto a PG. Poi la gamba che non si vede, perché tipo cambia gamba, sì, solamente... In realtà sono due, ma esatto, le cambia, le alterna. Allora, Ladybug è non molto... Non mi piace. No? No. Però Ladybug è che è un alieno, cioè l'hanno fatto tipo il grigio, però... Allora, te cosa gli daresti? Vediamo, apriamo le trattative. Te cosa io farei così, toh. Vabbè, allora ci posso stare. È un alieno, dai. Però Ladybug, cioè... A me l'idea di Coccinella che misteriosa, sì, è interessante. E quindi anche Ladybug lo metteresti in B? No. Io ti propongo la ship per Ladybug, dai. Che rimane lì. Ah, ok, perfetto. Sì. No, senti, Spinarak e Gyarados... Allora, C non se la meritano, secondo me, perché comunque c'è il sorrisetto. Però è anche vero che Spinarak è proprio un ragnetto. Sì, effettivamente, però mi ricorda la chat di un Pokémon più avanti che, diciamo, migliora questo concetto. Facciamo così, vai per sicurezza. Rigetion? No, Orbeetle. Ah, orba, minchia, bellissimo. Boia. Orbeetle. Allora, no, Spinarak e Gyarados, boh. Che dici? Allora, se adesso stiamo così, mettiamo Spinarak C, Gyarados B e siamo tutti contenti. Anche se secondo me Gyarados è un po' più figo, di Ledian. No, però... infatti B. Io lo metterei B. Quindi faresti così. Esatto, sì. Okay. Secondo me Spinarak non è una coccinella, okay, e basta, perché comunque c'è il sorrisetto. Tra l'altro è l'unico ragno che non è un ragno, perché c'ha quattro zampe. Già, sapevi che doveva avere una bocca vera sul pippolo? No, però è forse un po' troppo inquietante. Sì, no, doveva avere proprio una faccia. Ah, ok, una faccia. Con una bocca. Crobatess. Vabbè, Crobatess, senza pensarci. Cinchao. Lanturn si poteva fare molto meglio. Infatti, però... secondo me, Lanturn B e l'hanno rifatto, l'hanno fatto il delfino.
E sì. E hanno rifatto anche il Pokémon. Cioè, beh, i Pokémon luminescenti l'hanno fatti tanti belli. Poi, sì, per esempio, Lumineon per me è molto, molto meglio rispetto a questo. Sì, per quanto è un Pokémon dimenticato addio, Lumineon. Peccato, però sì. Peccato. Per me è così e stiamo a posto. Per fortuna non hanno dimenticato i disegnatori del TCG che hanno fatto delle carte su Lumineon veramente. Sì, è vero. Pezzo. Ok, vabbè, Pichu, ah dai, bellino da morire. Allora, Iglybuff e Cleffa. No, C. Iglybuff, Iglybuff sicuramente sì. Con Migarba, Storiccio. Io anche Cleffa, vi direi. Cioè, sono dei baby Pokémon, ma un po' uninspired. Cioè, grazie, pinguino. Ok, sono dei piccoli. Cioè, rispetto a Togepi, che è un nuovo, ma anche un Pokémon. Anche Pichu, secondo me, rielaborare Pikachu, sì, non era facile. Non era facile. Togepi almeno. Togepi è ganzissimo. Sì, sì. Che Togetic mi piace meno. Fare così. Sì, perché Togepi è proprio ganzo che rimanga incastrato nel si schiude, ma esatto, non del tutto. Sì. Mentre poi dopo sta cosa dell'uovo si perde e con Togekiss ancora di più si va da un'altra parte. Però vabbè, poi ne parleremo di Togekiss quando ci arriviamo. Ok, per me è sexato, te lo dico. Per il discorso totem, discorso... Ma guardalo, c'è cazzo, è un totem. Forse sta fermo immobile. Forse S è un po' troppo, Almeno allora. Sì, dai. Sicuro. Natu facciamo un B, bellino. Va bene, Natu B, va bene. Io Xatu l'avrei messo S perché... Cioè, sì, ho capito. È anche il concept. Capito. Di quest'uccello rimane fermo immobile e vede contemporaneamente il futuro e il passato, è il ganso. Presente. Cioè... gli occhi e in realtà tutti quanti i disegni nella pancia. E ti ricordi che in, non mi ricordo se oro o argento, ha lo sprite con le ali aperte, sì, proprio sì, per sì, far sì. vedere i disegni. Va benissimo, secondo me. Non lo so, S raga, secondo me è un po' troppo, perché in questa generazione da S c'è Skarmory, c'è, cioè ragazzi, Skarmory. C'è Steelix, c'è Scizor, c'è Skarmory, c'è Lugia, oh, c'è Tyranitar, Sirun, i cani. Come cazzo fai a mettere Xatu a cani. Paragone di questa roba qui? Cioè, sì, poi vabbè, Reiko è una tigre a denti a sciabola praticamente. No, vabbè. Proprio il nome ufficiale, perché mi rompono il cazzo sta cosa, è Bestie Leggendarie. Bestie Leggendarie. Perché io dico cani perché sono, ma vaffanculo, un signore degli anni 90. Ma poi ecco, rispettate chi è cresciuto con questa roba e chi ha creato le leggende di cui parlate oggi. Noi sei a scuola e si diceva cani leggendari. Rompete coglioni, dai. Comunque, le bestie. Però si dice bestie. Tutti a degustare la sborra, Mai sicuramente un Mike. Vabbè, quello ci sta. Comunque, Ampharost. Allora, Ampharost. Ampharost, sì, vabbè, ormai la mia bocca è impastata. Ampharost. Allora, è una linea che non mi fa gridare al miracolo, soprattutto per come si conclude. Marip C. Ok. Sì, Fluffy B, perché è veramente bellino. Esatto. E Ampharost. E dai, mettiamogli sta cazzo di A. Mettiamogli sta cazzo di A, dai. Bellossom come evoluzione positiva di Gloom ci sta, dai. Bellossom, la ballerina hawaiana. Sì, ma se noi Bellossom gli possiamo dare una B, sì, in tranquillità, dai. Sì, va bene. Poi Merry, il secondo tentativo di mascotte. Nonché sì. Pikablu. Infatti poi hanno dirottato su Pichu. Per dire no, in realtà non si è fatto sì, Pichu. Scherzava. Scherzo ragazzi, tranquilli. Azumarill mi piace poco. Ok, sì, più che altro questa cosa sia nuovo, no? Però Meryl è bellino da morire. Meryl è bellino. Meryl A gliela diamo, sì, e quindi Pichu. Gli diamo la B a Azumarill, ma più che altro per merito di Meryl. Secondo me non sbagliamo. E siamo anzi Chad a dargli A. Secondo me non si sbaglia. Vabbè. Non si sbaglia. È una scelta coraggiosa, ma che difende. Lo Snorlax di seconda cena. Una roccia che vuole essere un albero. È veramente un concept carino, perché... gli alberi non hanno S, tutto S, ragazzi. Cioè Lugia in questa generazione S, sono dovuto al paragone di Lugia, vabbè. Politoed e Ganzo anche come principio, il sovrano tra i Polivrat, insomma, nello stagno, riprende l'idea vecchia. Per me anche Politoed è A. Ok. Loro sono ok. Aspetta. Allora, tra i tre quello invece di più è Skiploom. Questo qui, Oppip sta in C di sicuro, e secondo me anche Jumpluff sta in B. Però se ci fosse un ordine nelle B, forse Skiploom starebbe sopra Jumpluff. Guarda, va così. Ok, anche questo mi sta bene. E allora Skiploom lo mettiamo un pochino più su? No. Non ti piace? Direi, no, assolutamente. No, ma lo sai perché? Perché il principio del fiore nasce, cresce e tutto. Ce l'ha anche Bulbasaur, ma lo fa molto meglio e si è già visto. Questa è un po' una robetta. Si volano perché sono leggeri, ma sti cazzi, insomma, il cotone. Ma quello l'ha fatto anche meglio Gossifleur. A voglia, a voglia.
Che dice? Come è carino, dai. Mm-hmm. A me almeno B. Ma non come Poltergeist sul muro. C'hai ragione, c'hai ragione. Sai, io so anche non lo mettere anche più giù, sai? Così va bene. Non ci si pensa più. E secondo me, così. Io ho ancora fame. Anch'io, sì, ma io non ho pranzato, mi sto prendendo con cantuccino. No, io ho preso un kebabello col mase. Che cazzo hai fatto, veramente? A me piace. Mm-hmm. Da B. Vabbè. Mm. A me garbano loro parecchio, Anche a me. Allora, per me, tutti e due A e vaffanculo. Al massimo V per B. Capì, capì. Al massimo V per B, però V per che fa gelo pugno in c'ha le mani mi fa morire. Marco va tutta la vita. Ah. E ti dirò, On Crow. Ancora più sopra. Però ne riparleremo. Sai che Marco si sta giocando un botto? In che senso? Solo lui? Perché Marco ha un'abilità che Hunchcrow non ha quando si evolve. Stanno giocando con lo strumento aumenta le difese se ancora non ti sei evoluto. Ok. È usatissimo, Marco. Non lo sapevo. Ora, in questa stagione secondo me un po' meno, da ieri è cominciata, però comunque verrà usato. Comunque, chi dice che Minecraft, non ho visto in chat se siete stati bravi, però chi dice che Minecraft è solo un corvo, non ha capito una sega del monster design. Niente. Ah, la strega. Vai, ma fai te, tanto l'ho già detto mille volte. Cioè, ha la strega, perché abbiamo la coda che è una scopa e il witch hat che ha in testa. E B, c'è anche già un principio del malvivente, no? C'è il cappellino. Lo sguardo. Lo sguardo del cattivo. La zirinatura qui del becco, ragazzi. E poi hanno il bulletto comunque che si aggira di notte e hanno mantenuto questa cosa in tutte le gen. Tant'è Pronti. Vero che anche in Arceus c'è il gruppetto di Marco che ti rompe i coglioni sui Pokémon che ti fanno più male. Slowking S. No, mi ha già messo anche Umbreon Espe, un po' di sicurezza. Certo. Misdreavus bellissimo, gli do tranquillamente. Gli hanno il PMS. Sì, assolutamente. Mi spiace. Cioè, è proprio un'idea incredibile. Bravo. Cioè, un'idea incredibile. Cioè, te pensa a quello che sei seduto e fai. Adesso facciamo l'alfabeto con gli occhi. Sì. Okay, e sono Pokémon catturabili e sono tutte versioni diverse. Sì. Queste sono le osse belle, vere. Anche se non hanno mai fatto Rayan, no. Potrebbe esserci anche A. Perché il cervello. Dai, l'idea del cervello che controlla. Io lui lo chiamavo Panko da piccolo. Allora. È una pigna, eh. Ok, però qui siamo a un bivio. Cosa ne pensi di Fortress? A me piace. Bene, ok, posto. Ok. È risolto. Perché scusa, c'è qualcuno a cui non piace. Bello. Allora. Io metto no. No, bravo, esatto. Facciamo. Oddio, però lui è proprio una pigna. Secondo me. Non sbagliamo bene. A fare A e C, bravo. Ecco, qui prendo le botte io invece. No, non è detto, guarda. Mi piace molto il meme di Dunsparce, per carità di Dio, però è ok questo Pokémon. No, non è bello. È ok, cioè non mi fa schifo. È solo divertente. Bravo, ma non è una roba che lo guardo e dico lo voglio, perché poi quando è che un Pokémon funziona? Quando cazzo lo guardi e dici lo voglio catturare, lo voglio allenare, lo voglio in squadra. Dunsparce è simpatico. Viaggia sul binario di Magikarp, ma non con la stessa efficacia. Quindi, assolutamente me, no. B, dai. B? No, A te addirittura C? Sì, ma assolutamente, certo. Non è brutto, ma non è semplice. Va bene così, ma più che altro lo potevano molto migliorare. Ma anche qualcosa di più per me va D tranquillamente. D? No, sì. Secondo me D troppo basso perché... Cioè, ma sì, è enorme, è una roba gigantesca per cosa? Per un tappetino. Ha ragione. Vabbè, facciamo C, sì. Vai. L'evoluzione è veramente svilente anche. Vabbè, da Space. Ok, allora, questo si fa così. Anche Gligar mi piace tanto. Ah, eh? Tranquillamente. Bravo. Anche perché c'è Gliscor che va in S. Poi Stumble e Grumble. Questa è. Questa è una linea figa. È molto provocatoria, secondo me. Hanno fatto il Pokémon carino, che però è brutto. Cioè, so come spiegarlo. Sì, certo. Infatti, poi l'hanno fatto anche Folletto. Quindi hanno ribadito che l'idea era quella. È il Pokémon coccoloso ma minaccioso. B. Secondo me se prendiamo B siamo un po'. Grumble forse è più bellino. Mi garbano le zannone a me. O facciamo BC. Però C è troppo poco secondo me per Snubbull. È un design comunque strano, cazzo. È un... Facciamo così. Batuffolino. Facciamo così. Basta, siamo a posto. Madonna. Allora, Quillfish.
Io, ragazzi, lo sapete che amo Coverkill, quindi Overkill, come si chiama? Overkill, sì. A me garba da morì. Però... Vabbè, e Quillfish è un C, è un principale. Sì, 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 va bene, va bene dove sta. Va bene, sì, a posto. Non neanche pensarci. Shacklebee? Sì. È una tartaruga, ma non una tartaruga normale. Una tartaruga muffa. Bravo, fighissimo. Esatto. Sì, sì, sì. E poi, vabbè, è il Pokémon con le difese più alte dell'universo, quindi fa straridere. Questo è un altro S, assolutamente sì. Quanti ce n'è, mamma mia. E per me anche questo è un altro S. Ma sì, anche perché Mawile ci sta. È un Weavile. È Weavile, ci sta, però... L'altro è... Mawile è quell'altro, è quello con la bocca. Ursaring, bellissimo. Ursaring A, per me, e Teddiursa pure. Uguale. Sì. E ecco, per esempio, Ursaluna mi ha fatto cagare. Ursaluna mi ha lasciato anche a me perplesso, perché non ho capito perché lo hanno rincretinito come design. Cioè, è un po' annebbiato. E Ursaring non ti dà l'impressione di essere rincoglionito, quindi non capisci perché. Okay. Allora, Slugma e Macargo. Allora, sicuramente non sono tremendi, però non sono neanche robe che mi fanno gridare al miracolo. Vedo che in chat invece qualcuno li adora. Sì, 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 dividono molto sempre questa gente. Slugma e Macargo. La lumaca di magma, Ganzo. Allora, secondo me in C non li possiamo mettere, perché no. In C è veramente il fiore che sorride. Quindi si parte dalla B. Però secondo me si parte e si arriva. Nel senso, stanno in B tutti e due. Va bene, per me va benissimo. Eh? Più che altro è figo, la lumaca di magma è Ganza come idea. Mm-hmm. È Ganzo che ci abbia questo blocco di... roccia a contenere queste fiamme eterne. Ci sta. Però si poteva fare meglio, secondo me. Sì, sì. Oh. Swinub e Piloswine. Allora, Mamoswine mi piace tantissimo. Quindi va in crescendo, okay, per me questo design. Mammut. Cioè, migliorando sempre di più. Forse una chip per Swinub è veramente un porcellino. Però è anche vero che è un porcellino bello, diverso dalle Chonk, che è proprio solo un maiale. Sì, sì, qui è una pala di un pelo. Discorso proprio, secondo me. Dai, B. Sì, sì, assolutamente. E ha per... sì, perché comunque questo c'ha gli occhi coperti. La gobbona a me piace parecchio. Anche il fatto che quando fa l'attacco gli si alzano i peli, si vedono gli occhini, che sono dei pallini. Hanno osato, dai. Hanno osato, sì, sì, ci sta. O se no tutti e due B, tutti e due B mi può star bene. Vai, facciamo così. Bellino, Corsola. Corsola B. Sì, sì. Corsola B in serenità. È un bel Pokémonino. Remoraide Octillery, la pistola e il cannone. Il caro armato. Octillery non mi fanno un pazzo invece. Cioè. Così, forse. Così, te l'hai visto i design originali? Sì, 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 certo. Funzionavano meglio. Ho capito, però erano troppo umani lo davvero. Lo so, però, cioè, si vede che è edulcorato adesso, perché tra l'altro si è perso, secondo me, il legame tra i due. Cioè... Octillery, così sì, a caso. No. Uno che evolve nell'altro. No, questo non ha senso. Come linea evolutiva non ha mai prima, avuto senso. No, prima aveva senso. Prima senso, era pistola e carro armato. Qui devi veramente arrivarci. E devi sapere che prima erano... Hanno migliorato il design, ma hanno peggiorato il concetto di unione tra loro due. Sì, bravo. Vabbè. Delibird, fantastico. Babbo Natale. Sì. Babbo Natale A. Io voglio sapere che cazzo ne pensi della versione... A me piace. No, dai, Fra, non è possibile. A me piace. Non è possibile. Ma l'hai vista l'animazione? Ma scusa, aspetta. Ma cazzo, gli esce fuori la testa. Lascia perdere quella roba lì. Com'è? No, lascia perdere questa cosa lì. Vedi che ti garba tanto la lore, mm-hmm, e il retroscena e tutto, ma ti rendi conto che loro hanno... E vabbè che sono paradossi. Ma okay, hanno ipotizzato che nel futuro i Pokémon sono morti e sono stati sostituiti da queste versioni robotiche. Ok. Non è bellissima come... Fa cagare. Allora... Di questa cosa ne dovremo parlare necessariamente dopo il DLC, okay, perché secondo me c'è un'idea inespressa. Attualmente non hanno spiegato cosa sono i paradossi per davvero. Io ho un'idea basata secondo me, su delle lo sai cose. Che non lo spiegheranno del tutto. No, allora, no, questo per forza lo spiegheranno, perché te l'hai fatto alla fine del gioco. Cosa hai fatto? Hai fatto qualcosa? Ho fatto i quattro cioè ho fatto per cazzi miei quattro leggendari. Però non hai fatto le robe a scuola. Le lezioni no. Ok, no. Praticamente se te fai delle robe a scuola. Ho visto cosa c'è però, ho okay, visto nel tuo video cosa c'è. Alla fine c'è Pepe che sì, ti dice c'è una roba strana e non mi torna, non ha senso che questi Pokémon siano contemporaneamente del futuro, portati alla macchina del tempo, ma anche 200 anni fa incontrati da questo viaggiatore che ha scritto okay, questo libro. Ok. Quindi secondo me è una cosa diversa e riassumo davvero perché sennò taser... Però il concetto no, è no, che... ma tanto siamo già alla seconda gen, va benissimo. Sì, non è
che sono Pokémon che vengono dal futuro o che vengono dal passato, ma sono Pokémon ipotetici, futuristici o passati. Sì, sì, ma sono che paradossi, non sono mai esistiti. Non è la verità. Capito? Quello l'ho capito. Però... cioè, non esiste davvero il futuro in cui Delibird è meccanico. No, chiaro. È una super cazzo. A me, innanzitutto, questa roba mi sa di paraculata perché non prendono un'altra volta una posizione quando con le ultra creature l'avevano presa e come è vero, la posizione. È però secondo me proprio per questo è probabile. Proprio perché non vogliono costruire una timeline, no? No, tanto chiaro. Tutto finto. Hanno sempre... perché poi vogliono, possono tornare indietro, vaffanculo, si elimina una cosa, si rebutta tutto. Come le terra cristallizzazioni che hanno sostituito le robe fighissime, che erano le mega evoluzioni e le Gigamax. Perché io sarò uno sempre un difensore delle Gigamax, perché era un'idea veramente ganza. Delle Gigamax? Sì, sì, mi sono sempre garbate in un... per un gioco del cazzo, per me, vabbè, un giochettino. Vabbè, niente. Però era veramente... figa idea. Allora, e vabbè, a livello di meccanica. E poi perché devi fare tutti robot? Cioè, quello dio io, no? Ah, quella okay. Non l'ho capito neanche. Cioè, sono ok, sono del futuro. Ma perché sono tutti robot? Tyranitar, facciamolo robot. Delibird, facciamolo robot. Più che altro robot, ha creato una divergenza tra Scarlatto e Violetto abissale, perché in Scarlatto sono tutte declinazioni diverse di un possibile passato. E invece nel futuro sono tutti robot e basta. Ma infatti questa non cosa ha, senso. Ha inciso molto. Ma anche nel passato solo di tatuaggi in faccia, cioè pitture tribali in faccia e piume. Vai. Ho capito. Sì, sì, sì. Ma poi perché Magneton? Cioè, ok, paradosso. Perché è un paradosso. Okay, va bene tutto. Cioè, però è una paraculata. Cioè, ma in realtà poi... anche Amoongus, capito? Cioè, è un Pokémon che fa. Cioè, che sembra una Pokéball, ma non esiste. No, no, in realtà no, lì va, è meglio perché. È un mantone. No, si è scoperto che. Lì hanno fissato questa cosa di Amoongus. Ok. L'inventore della Pokéball si è ispirato ad Amoongus per realizzarla. Nel Pokédex lo scrivevano. Sì, sì, sì. Però è un mito in realtà. Perché. In verità sì, si potrei controbattere. Si dice sempre. No, più che altro perché l'inventore della Pokéball non può esistere nel Triassico. No, quello. Capito? Però vedendo il primo Amoongus. Sì, quello. Allora, non si sa. L'inventore della prima Pokéball in realtà in teoria è Laven. Però non è neanche vero questo perché, vabbè, ora non voglio. Però nelle lezioni di storia c'è una tipa che c'ha uno sfondo dietro proprio col grafico delle Pokéball. In realtà la prima Pokéball è Magyarna, non so se te lo ricordi. Sì, me lo ricordo. La prima Pokéball è Magyarna. Però nella descrizione del Pokédex c'è scritto che... sì, sì, no, me lo ricordo. Ha guardato Amoongus e ha fatto, bello questo motivo, riprendiamolo. Non lo sanno nemmeno loro. No, non lo sanno nemmeno. Ma infatti per quello le mettono come... si dice che poi magari retconna, non è vero. No, non è vero. Quello mi sta sul capo. Però, cazzo, è possibile nel passato solo piume tribali e nel futuro tutto robot. Cazzo, ma Dio Cristo, ce n'è un paio belle nel passato e una bella nel futuro, però... A te quindi tendenzialmente non piacciono i Paradox. Cioè... allora, dei come 12... concetto mi garba una bestia. No, come concetto ok, incredibile. Okay. Però dico poi, graficamente, esteticamente, dei qualcosa 12... qualcosa c'è. La maggior parte non ti piacciono. Soprattutto i robot. Sono d'accordo con Zoosparkle, perché Zoosparkle l'analizza anche da un fattore proprio naturalista. E dice, certo. Ma porca puttana, vaffanculo. Però detto, c'è Tyranitar, che è un Pokémon incredibile. Secondo me non c'era bisogno di toccarlo. Lo puoi fare a meccanico, tra l'altro esisteva anche... Mechagodzilla. Sì, del Pokéwood. Lo puoi fare, ok. Però cazzo, Tyranitar, bloccone di metallo, sì, è un po' fredda, un po'... si poteva fare meglio. I robot mi piacciono molto meno, a me piace tantissimo la fusione di Gallade e Gardevoir, che sembra veramente il cattivo dei Power Rangers. Ok. Tipo, ora ti faccio un esempio qua, Skarmory, dov'è? Dove cazzo è? Ecco, Skarmory, è lo stesso principio, sembra robotico, no? Sì. Però in realtà è un uccello che per proteggersi... è di metallo, c'ha una pelle, una però sotto è organico e tutto. Così sarebbe stato figo. Ma cioè, Delibird è un robot, è proprio un giocattolo. Ma infatti non ci aspettavamo una cosa del genere, perché avevamo seguito vari leak, varie robe, e sapevamo che si sarebbero tutti quanti chiamati col prefisso Iron. Sì, sì, però sì. Però abbiamo semplicemente pensato, vabbè, metallo, che ci poteva sta. E invece sono tutti... Magneto invece mi è stato proprio qua, perché ok... Ma è proprio brutto. Ma più che altro leva le viti. Cioè ok che sono paradossi, ma nella preistoria le viti, Dio mio. Sì, sì, sì. Non sì. È possibile una cosa del genere. Fel di sabbia, luna ruggente è bellissima. Comunque, Mantine... vabbè. E stiamo? Boh, no, è bellino il concetto di Remoraid sotto. Vabbè. Sì, sì, Ganso. Vabbè, questi però. Anche Mantine, caccia bombardiere. Sì. Che sparava. La cicogna ti piace a te? Bravo, hai messo S Houndoom, perfetto. La cicogna mi piace a me. La cicogna nuova fa cacare. No, a me garba. Ti piace? L'Arthur l'hai visto? No. Ecco, l'Arthur cambia? Cambia tutto, tipo. Sì? Il modello 3D mi fa schifo. Dai, il modello 3D è la... c'è questa cosa? Il coso... il mantello, sì. No, quella... l'artwork è bellissimo. Devo vedere. Poi lo vedrai. Che vabbè, Kindra è S. Fampi e Don Fan Bia. Pneumatico. Sì, 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 sì. Ecco, per esempio, il Don Fan, quello del futuro, Dio. Quello brutto. Del passato è bellissimo. E quello del futuro, quello futuro ma che cazzo. Quello schermo. Ma poi così, noi così, con l'occhio sembrate. Boia, vai, facciamo A. Dai, un po' troppo, forse S. Forse ti metto lo Z. Va bene. Stuntler. Lo odiano tutti. A me piace, no. Però... lo odino. Boia, una merda, c'ha le palle in faccia, tutti.
a qualcuno fa KCF. Poi è un potentissimo. Brutto, vero, il muso orrendo. Te l'ho detto, ormai riconoscerò. Altrimenti. Facciamo. Io metto un B perché mi garba, raga. Ci posso fare una connessione intanto. Poi. In B sta... Allora, Smeargle. Va bene, in B anche perché Weirdly mi piace di più. Dai, Smeargle è ganzissimo. Allora, Smeargle, te l'hai vissuto il periodo in cui si pensava nei giornaletti fosse Mewtree? No. No, non me l'avevo c'era, mai collegato. C'era questo giornaletto che si chiamava Pokémon World. Ok? Che una volta disse, c'erano i leak, no, di questi design. Questo io è Mewtree. E io convintissimo, tutti quanti mi facevano, fra, ma stai male. No, da me c'era, da me si diceva che Sneasel fosse Mew di notte. Questo c'era... Che Sneasel fosse, questa cosa non mai Mew sentita. Notturno. Cioè che Sneasel sarebbe Mew di notte. Sì, sì. Tirogo è ganzetta come idea. A me piace tanto. Dai, B va bene. B va bene, Itmotopa. Dai, sì, almeno sì, ganzissimo, dai, la trottola. Sono te come caca Itmotopa. No, no, hai visto che c'è il modello era normale. Sì, ora... che fa la capoeira, fa di gordo. Bravi, abbiamo fatto un Pokémon che l'idea è fighissima, gira su se stesso con la trottola, facciamolo che cammina, va bene, bravi ragazzi, va bene la capoeira però. Elekidda, dai. Sì, ma tranquillamente. Cioè, rispetto a Iglybuff, porca puttana. Sì, 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 invece Magui lo metto B. B. Sì, ci sta. Miltank. Ah, Swooshum B sempre, sì, bellino, più bellino Jinx, sì, eh. Sì, sono d'accordo. Miltank è ganzo. Miltank almeno B. Ma vai anche di Miltank, dai, tenerissimo, poi la femmina del Taurus, geniale idea. Blissia, dai. Sì, tranquillamente. Anche se non è che si siano sperticati. Questo è un paradosso del passato di ora. Vero, ragione. Cioè, anzi, si aggiunge le piume e si aumenta il boccolo. Uguale a Jigglypuff del passato. Coda urlante. Sì. Ok, aspetta. Ecco, sì. Allora. Pronti. No, 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 dai, fra, veramente. Qua non c'è bene. No, qui tutti tre S. Ah, ecco, ok, no. No, ma che stai scherzando? Per me Suicune è ancora più sopra. Sì, vero, vero. Triple S su ogni cosa. L'Arbitar facciamo A... Pupitar B però è fighissimo il bozzolo di e poi e basta, questo metti tutto S adesso vai tutto quanto a Essopoli. Sì. Se non ci sono problemi o no, ma non credo. No, okay. Chi ha problemi o ha problemi nel cervello. Serie B è palese. Vai. Bene, e ragazzi, finita la seconda gen. Sì, è stato facile. Terza gen. Qui si va la città dolente, qui si va nell'eterno dolore. No, in realtà no, no. Allora, terza gen secondo me ha tanti alti e alcuni bassi. Ma Biobrolin c'è stato un cazzo in seconda gen. Quello stavo dicendo prima. Cioè, top. Una generazione ha avuto molti voti alti. La migliore, ragazzi, via. Abbiamo sperato questa una la bella migliore, cazzata, no, dai. No, 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 no. Questa non è la migliore secondo me da nessun punto di vista. Io dico che però è quella più sperimentale. Hanno fatto veramente delle cose molto interessanti. Beh, è la prima nella quale i leggendari diventano parte della storia. Sì. È la prima che introduce le abilità dei Pokémon e che quindi evolve un po' il gameplay. Quindi sì, è una generazione sperimentale, come tutte le generazioni sperimentali. E compie dei passi in avanti senza raccoglierne i frutti più buoni. Sì, lo faranno dopo. Hanno voluto sfruttare la nuova console aggiungendo tantissimi dettagli. Questa cosa facendo sempre Pokémon semplici, perché come dico sempre io, nel grosso ci sta sempre il piccino. Sì, quindi sì, certo. Loro stando, avendo un Game Boy a disposizione, erano stati molto cauti coi dettagli per fare dei Pokémon semplici. Improvvisamente hanno avuto molti più dettagli da inserire e hanno un po' svaccato i certi Pokémon. È stata la sua fortuna il Game Boy Advance di questa generazione, ma anche la sua sfortuna, però. Guardate anche solo da questa, sì, vabbè, questa schermata. Settai, si va su S subito. Allora, dai. Per me i starter sono veramente fighi e tutta la linea di Trico mi piace tantissimo. Torchic, Blaziken io te lo metterei in S serenamente. Sì, questo con no. Combusken no. E io metterei anche sotto... Torchic in verità, perché rispetto a Grovyle e a Mudkip è meno. Però se me lo vuoi mettere in A, io ci posso stare. Torchic io lo metterei in A più che altro perché è proprio è molto bellino. Molto molto bellino. Però il resto lo lascerei così. Mudkip te lo rimetterei in A. Sì, tranquillamente. Marshtomp lo rimetterei in B. Sì, bravo. E però Swampert me lo devi rimettere o in A o in S. No, io lo metterei in S. Io lo metto in A perché rispetto a Sceptile, che è veramente una bomba, e a Blaziken, che è veramente un'idea della Madonna, Marshmallow l'ho sempre visto un po' troppo goffo, un po' troppo. Non so come spiegartelo. Non mi piace tantissimo rispetto agli altri. Però è il mio gusto personale. Qui si entra veramente. Sono comunque bellissimi i Pokémon, eh. Dicevi Pocina? Bellino. Carino, sì, sì, assolutamente. B. La Iena. L'evoluzione possiamo dargli la Maitina. Sì. Zigzagoon, bellino il concetto. Zigzagoon B ci sta. Linoone per me un po' più giù, forse. Un po' più giù. No, invece io t'avrei detto Zigzagoon stirato. Vabbè. Sì.
Sì, dai, vabbè. Però è proprio stirato davvero, nel senso anche nel pattern. Sì, sì, perché fa, no? Fa tutti i movimenti. Cioè, allora, zigzag, non fai zigzag. Si muove a zigzag, lui si muove solo così. Esatto. E poi c'è Obstagoon che invece blocca fermo, il passaggio. Che è un ostacolo, esattamente. Fighissimo. Dai, sì, S va bene, Leon fa ridere. Ok, qui Beautiful è molto più bello di Butterfree. Allora, non mi frega un cazzo. Sì, ok, ma tutta questa linea mi lascia abbastanza indifferente. Vulpo bruttino per me. Per me possiamo mettere tutto un C tranne Beautiful. Per quanto mi riguarda, però vedi te. Loro due, allora, loro due sono simpatici. L'idea dell'occhietto speculare. A me non piace Dustox, mai piaciuto. Dustox, mamma mia, proprio. Con questi due croissant sulla testa. Ma anche loro sono dei Kakuna e Metapod ispirati. È Ganza la osa del filamento attaccata all'altro. Esatto. Beh, così va bene, secondo me, dai. Che dici? Sì, secondo me non stiamo rubando niente a nessuno. Daxos bellissimo, no, me, con questi tre pallini sull'occhio, sto smile qua non mi piace. Poi le ali, sì, a mezza luna. Non... No, non lo so. No, molto più bellino, Beautiful con questo beccuccio, l'hanno fatto proprio come l'animali veri. Concordo. Molto bello. Swampert non è S. Ragazzi, ma non è obbligo, eh. Cioè, vabbè. Comunque, Lotad, l'ombre e Ludicolo. Allora, Ludicolo è il mio preferito della linea. E... è carino. Non so se gli darei la A. Forse la B ci può stare. L'ombre è quello che mi piace meno, forse. Tu gliela daresti là al Ludicolo? Sì. Ok, e allora potremmo fare. Assolutamente sì. Allora potremmo fare uno scalino. L'ombre. Ma mettiamo Lotad e l'ombre entrambi in B. Perché Lotad secondo me è più carino di Wurm. Sì, 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 assolutamente, dai, assolutamente sì. Facciamo A, B, B. Dai. Shift 3 mi piace. È Ganzo, però è pari di Ludicolo per me, no? Adesso sì, non glielo darei. Va bene. Più che altro non mi sono mai garbate le dita foglie. Ok, però sono ventagli, capito un po'. Sì, hai ragione, poi il Tengu, Ganzissimo, capito, quindi però, il volo, dai, il vento. È che c'è, secondo me da S qua c'è roba, eh. Ce n'è sono d'accordo. Parecchia anche. Allora, mamma mia, alla fine proprio non si può mettere shit al pari di Metagross, capito? No, no, certo. È impossibile. Allora, il Semino è secondo me molto Megaman, sono sì, molto sì, al mondo sì, di bravo, Mega, bravo. È un nemico di Megaman. Sì, sì. Continuo a non volergli dare bravo la ship, perché secondo me la ship è veramente ma me. Secondo me secondo vanno me anche bene. Loro vanno in B. Sì. Sì, sì, non sì, sono disgustosi. Suello e Tello carini però. Carini, ma sono stati una delusione. Perché comunque Utut e Noctowl come uccelli regionali, okay, mi erano piaciuti di più sulla linea dei certo, Pidgeot, che già certo, mi era piaciuto a me in linea. Swellow e Tello. Io boh, forse tutti e due in C. Ora, secondo me C Tello ci sta, B Swellow. Ah, avevo fatto così, perfetto. Allora, a posto. Ah, ok. Così, così, così. Okay, così. Okay. Come hai fatto? Wingull e Pelipper. Pelipper mi piace. Sì, è Ganzo, stupidissimo. L'unica cosa, guarda, proprio una puntina mia è questa. Però il trattino nell'occhio non cioè ti piace? Che spezza la pupilla, forse. Però va bene. Secondo me lo doveva rincretinire un po' quel trattino. Cioè lo rende un pochino più dallo. Però son Ganzi, dai. Per me possiamo fare OB tutti e due. O addirittura il Pelipper metterlo su. Però, vedete. Pelipper ha questa bocca gigante. Ok, vabbè, dai. C'è un'esagerazione della natura. Quindi grazie a Elzone, grazie a De Bojan, benvenuto. Grazie a Kurslo, benvenuto anche a te. Boia. E loro sono tutti belli. Boia. Secondo me questa è tutta una linea allora, bellissima. Allora, così. E siamo d'accordo. Così e così. Va benissimo. No, che ne pensi? Va benissimo. Va bene. Questi sono Ganzi, eh. Maschere in più di Surskit. Sì. Surskit è semplicemente un ragno d'acqua. Maschere c'ha non solo l'idea degli occhi, ma che spaventano il Link. Bellissimo. Con le abilità che venivano introdotte in questo gioco, perché Masquerain ha prepotenza. No, no, mi piace. E mi prepotenza piace. Viene data anche a Arbok, perché ha le stesse sì, faccine sì, ma minacciose. Ma chi cioè, fa tremare i predatori più grandi, perché hanno dei motivi, dei decori, fanno sempre impazzire. Poi la forma a goccia mi piace tanto. Io farei B e A, che ne pensi? Dai, sì, ci posso stare. Ci può stare. Bellino comunque lui come design, molto semplice. Un po' da prima gen, nonostante il pennacchietto. Ci posso stare. Proprio mi garba un botto. Davvero? Per me... Io non capisco perché, però ci è mancata l'occasione di un artwork con le braccia lunghe, sarebbe stato molto bellino. Dici, cioè tu lo vedevi con le braccia più lunghe, invece No, ce l'ha la braccia lunghe, solo che le nasconde. Allora, Slakoth è E siamo assolutamente, d'accordo. Vigoroth. Allora, a me piacciono tutti quanti. Beh, è vero, cioè, bravo, mi ha rotto bravo, il cazzo. Io ti avrei detto o tutti A o Slaking. Uff, boh.
Mondo. Allora, B, almeno B, si parte da B. Sì, sì, sì. Okay. B, A, A S. S. Bravo, sì, ma cioè, non c'è proprio assolutamente nessun discorso da fare. Cioè, allora, senti, Laudred, incredibile per me. Laudred, dai, non ha senso. Sì, no, perché peccato perché forse un po' troppo compiato, perché ha sto reattore nucleare al posto della coda. Wishmore, bellino, B, lo lascio lì, tranquillo. Io andrei così. Ariama per me può avere anche una A, però se lo mette in B non ci sto. Secondo me è un po' troppino. Un po' troppino, secondo me. Va bene così. Preferisco comunque Makuhita perché è più bellino il sacco, tipo... metti lo spuntino e ti porti dietro, bellino. Azuril, ma insomma, meglio Meryl, dai. Nidlibuff Tear. Dai, facciamoci, vai. Sì. No, spascanzissimo. Per me A. È una bussola. Sì, è una bussola, poi che altro è un idolo di Pasqua, troppo bello. Questi sono bellini, però. Forse il salvagente, insomma. Il coso, no? Tipo braccioli. Doppia B. Mi del Ketty. Potresti dargli anche una. Sì, sì. Mi piace. A me i gatti mi garbano tutti. No, aspetta, però fammi pensare. Io avrei la doppia B. Sì, vai. Anche perché ci sono dei gatti dopo molto più belli, secondo me. Andiamo tipo avanti. L'iPad. Poi l'iPad è da... No, sa... Senza senso. Facciamo così. Madonna. No? No, no. Vabbè, no, vabbè. B. Sablai. Per me è S, Sablai, oddio. Minchia, cazzo, è tremotino. Guarda. Va bene, vai, vai, ci sto. E Mau, anche Mau. O S o A. Sono due cose. La seconda è il nostro preferito, che sono i cuginetti di questa gen. No. Farei... Ah, Sablai mi piace di più di Mewile. Vai, posto. Fine. Iron. Lyron. Agron. Sono belli, però non arriva al livello di Tyranitar, secondo me. Assolutamente no. Agron, il cui verso è peru peru. Sì, sì, sì. Ma sai che così può anche starci? Sì. Cioè, quello che hai fatto può andare bene. Sì, ci sta. Cioè, li hai draggati a caso, ci però. Ci sta, ci sta, ci sta. Medicite e Medicham. Allora. Ganzi. Medicham mi piace più di Medit. Medit può stare in B serenamente perché in C. Non se lo merita. Però secondo me Medicham non arriva là, nonostante sia meglio. Più che altro è un po' fuori contesto sto coso arabeggiante con tutto il resto di questa generazione. È più che altro quello, bravo. Aladino, boh, non so perché. Un guerriero zen. No, Agron essere no, perché ragazzi esiste Tyranitar e l'influenza secondo me è palese. Però, e poi preferisco molto di più altra roba di questa gen. Sì. Ora... Agron meno bello di Sablai? Per me sì, poi non so cosa ne pensi te. Agron meno bello, certo, assolutamente. Ah, ok, ok. Cioè a me il fatto che ci sia uno e mangi le gemme a giro gli siano cresciuti le gemme al posto dell'occhio. Cioè dai, non so se stiamo parlando. Cioè per me conta tanto il concetto in questa generazione. Beh, allora, Electrike e Manectric sono due Pokémon bellissimi. Per me Electrike poteva finire così e sarei stato contento uguale. Ma... Sì. Ok. Allora se lo metti in S metti Electrike in A. Sì, ci sto. Ok. Mi garba troppo. Tra l'altro... Di Manectric mi fa morire che è un cane, ma è anche Son Goku, è anche una scimmia. Cioè, guarda lui. Sì. È la testa di una scimmia. Sì. Assolutamente. Minun e Plasla. Non mi sono mai piaciuti. No? No. Però, dai, senza fare un Bino, sì, Politeo. Bino, Politeo, sì, certamente. Dai. Non di più. Anche loro mi hanno sempre fatto. No, loro, allora, sì, c'è lui che ha un... Via, basta. Usiamo la E che non si è mai usata. Okay. E di lei, perché Volbit e Luminis. Cioè, allora, lei mi è sempre... Ancora oggi mi sembra un fake. Cioè tipo il Lumis... So non... che cazzo è il Boo. Che cos'è? Perché? Brutti. No, Bio Broly no. Secondo me Bio Broly no. Con la terza Bio Broly è ancora difficile trovarne uno. Ma poi uno, Volbit, un Pokémon il cui nome si basa sul ritmo Volbit, e non lo vedo, non lo percepisco, non capisco. Cioè, è un insetto e basta. Facciamo sì. Non... Roselia. Bello. Roselia è bellino. B. B va bene. Anche perché poi c'è Roserade. Sì, bellissimo. Gulpin e Swalot. Ecco, Gulpin e Swalot sono dei Grimer e Mac che non ci hanno creduto abbastanza. Poi sti rombi, questa tripallata, vi. No, non mi garbano. Io farei così. Che dici? Vabbè, qui godo. Qui per me S Sharpedo a Carvagna. Ci sta. Wildord per me è S totale. Sì, anche per il discorso del peso. In realtà è un gonfiabilone. Wilmer A. Serenamente. Cosa ne hai pensato nell'ultima gene del fatto di Wilmer che tocca terra e probabilmente acquisisce una nuova forma? Ah, dici si Titan? Sì. Allora sì, si pensa che quelli siano dei Wilmer emigrati. Sì, e sì, nel tempo a me quella roba fighissima. Sì, qualcos'altro. In realtà
secondo me dovrebbero sperimentare di più con queste robe anziché fare i redesign dei Pokémon vecchi. Giocare più il concetto del Pokémon è andato dall'altra parte, quindi ha messo le gambe perché lì fa freddo, non poteva nuotare. È fighissimo, quindi quella roba, me l'ho apprezzata un sacco. Poi design, forse l'evoluzione più bella della pre, però è comunque interessante. L'evoluzione più bella, cioè no, la pre più bella è l'evoluzione, dici? No, no, al contrario. Alla Torco al Z mi fa sborrare. Anche a me, però essere un po' troppino forse. Madonna, io l'avrei dato. Sì? Ma cazzo di tartaruga è fumata dal naso. È vero, però forse un po' troppino. Lo trovi in questa, in questa cazzo di caverna lavica di merda. Sì, vero, c'è vero. Lui che può toccare grazie, terra perché è una tartaruga. Basta, qui invece cosa si fa? Io boh, qui no, qui, qui no. Qui per me numero è bellino, eh. Cammellino sì. Sì. Allora, o entrambi B. Simpatio. O entrambi B, perché secondo me Camerupt non raggiunge la bellezza dei Pokémon in A. Guardati i Pokémon in A, secondo me Camerupt. No, è vero, vai. Cioè, ok, il concept dei vulcani, il vulcano, Ganzo, però, okay, eh. Sì. Forse le finestre dell'autobus mi garbano troppo. Però vai, facciamo sì, dai. Sì, sono, io sono indeciso. Però no, dai, 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 no, 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 glielo do, glielo do, glielo do. Vabbè, glielo, vabbè. Glielo do. No, sì, allora, loro, allora, qui c'è un... ce la faccio con loro. Allora, per, a me sono indifferenti. Cioè, non so se ti piacciono tanto, ma a me sono indifferenti. No, sì, questa roba... A te qui piacciono tanto? No. Ah, no, ok. A me sono indifferenti. Ah, sto Grampig... Spoink, no. Guarda, gli do una dipper. Però Grumpy che è proprio brutto. Grumpy che è bellissimo addirittura. Vabbè, no, vabbè, non si. Allora, secondo me potremmo dargli il D. A chi? A tutti. A te Grumpy che piace proprio così po'. Poi, è tremendo. Dai, allora, Gentleman's Agreement E. Per unirci, cioè io va bene, vai. Spinda canzissimo. Perché l'amore A. Per me A va bellissimo bene. Tutti i colori diversi. Vabbè, qui e questa è una linea incredibile. Brava. È bello. E poi Flygon ma... Trapinch de... Allora senti, A A A S. E siamo tutti quanti tranquilli. E belli anche loro. A sicuramente. Oh, hai messo S? Sì, okay, sì. Perfetto. Cacturne assolutamente. Va benissimo. Sì sì sì. Vabbè sì, anche dai, queste sono che devi fa. Oddio, allora, come vedi, l'idea iniziale che abbiamo avuto era giusta. La terza gen ha dei bassi più grandi della seconda, ma ha tanti alti. Anche tanti alti. Sì, 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 assolutamente. Cioè, la terza gen ha delle cose che sono brutte, ma anche tante cose che sono veramente fighe. Droppando S lecito, assolutamente. Sì, forse Vibrava avete ragione. Forse Trapinch è più bellino di Vibrava. A me piace tanto invece anche Vibrava perché è mezzo drago, mezzo insetto. Vabbè, va, lasciamolo, se ci importa una serie. Bellissimi. Però per me Zigzagoon è scusi, cioè, Zigzagoon. Zanguse è meglio di Zanguse è meglio di sono Zimbardo, d'accordo. Sì. Oddio. Mi piacciono tanto anche loro. Per me è meglio Lunaton un pochino, però. Per me sono indifferenti, ma possiamo metterli così, va bene, se vuoi. Sicuramente ecco, B, non lo so, al pari di Seedot no. Cioè, ci sta. Poi anche il concetto. Ecco, questi mi piacciono un po' meno. Mentre Whiskash so che comunque... Che hanno rivoluto fare meme, secondo me, Wooper... del pesce un po' scemotto. Sì. So che Whiskash piace a tanti, a me piace un po' meno. Per me C, Barboach, B, Whiskash sarebbe il suo. Ok. Se te hai da ridire, dimmi. Così? No, così no. E così. Bravo. Ok, dov'è? Cazzo? Così. Vai. No, no, assolutamente no. Per me ci sta. Craudanti lo trovo troppo complesso, troppo incasinato, me. Troppo, troppo. È troppo. È il fratello di Sharpedo, ma non riesce a stare al passo né a, cioè né Corphish a Carvagna né Craudanti. Non ce la fa, non ce la fanno proprio per me. Mm. E allora, però non è neanche un C, intendo Craudanti, perché Corphish questo secondo me è così, è bellino, Corphish è bellino. Ti metteresti Craudanti in C? A me, raga, cioè, troppa roba. Questa stellona su, sulla testa, questa bocca fatta così strana davanti, no, a me proprio non colpisce per niente. Perché te lo metteresti più in basso? Noi lo metterei in B. No, troppo, troppo. Però posso capire, cioè, obiettivamente, lo riguardo anche ora, è molto confuso. A me no, così complicato, ragazzi, non piace. A me quella stella in fronte è proprio un cazzotto nell'occhio senza senso. Cioè, penso a Clowizer, per esempio. Che è più pulito. È lui col cannone, però il cannone protagonista. Nonostante sia più complesso come concetto, è una bomba di design. Non c'è versi. E allora però hanno ragione. Devi tirare giù anche Corphish. Grazie, G-Card. Vabbè. Sì. Secondo me sì, perché allora Corphish me lo vai a mettere con Roselia. Vabbè, o Nincada. Bello. Loro, vabbè, hanno un posto speciale nel mio cuore. Per me potrebbero essere Bibaltoi a Claydol. Ci sono d'accordissimo. Boia, ok. Loro sono strani.
loro sono dei bellissimi fossili. Però sono anche strani. Strani perché comunque vanno a tingere a un periodo non proprio particolare e comunque dove i design delle creature stesse originali erano complessi. Però sono veramente ganzi. Cioè per me Armaldo va in S per la sua... Armaldo va in S addirittura? Sì, per me sì. E pensalo come a un coleottero di prima gen. No, certo. Fossile, certo. Tipo. Anche se non è proprio quello il concetto. Per però... me al solito gli occhi erano quelli rossi. Chiaramente. Quali? Per me gli occhi erano quelli rossi. Quali sono quelli? Ah. No. Te non... hai sempre visto come quelli... occhi. Sì, occhi. Sì, sì, sì. Per me gli occhi di Armaldo erano quelli rossi. Comunque, allora, credili, possiamo metterlo a. Sì, Lilip, sto pensando. Lilip, no. No, forse è così. Doppio biello per me è BB, esatto. Però questo va in A per a me. Te in A? Sì, assolutamente. Anorito è veramente bellino. Anche gli occhi così laterali mi piacciono, vabbè, tantissimo. Vabbè, non ho da obiettare. Senti, questi vanno entrambi in S. Ok, vai. Perfetto, posto. Non... cioè, Magikarp non ce l'ha fatta, però Feebas sì, ce la fa alla grande. Incredibile. Troppo belli. Melodic. Oh. So chi cazzo... oh. No, lui proprio, sì, non ce la fa. Le palle, per me puoi farlo più Broly. Dai. Cioè, per me, se te lo accolli... Kecron bellissimo. Kecron A, dai. Bellissimo. E per me Banette si essa, te lo dico. Sì, perché no, perché no, perché no. Non è uno di quelli. Ci dovrei pensare. Cioè, ci devo pensare un po' per mettere in S. Però va bene così. Ma oh, cioè, quando. Per me è meglio Gengar, meglio Vestivi, meglio Cacturn come Pokémon demonia. Cioè, però va bene, ci sto. Poi anche il pupazzo prende vita. E Duskull A. E per me anche Dusclops è uno dei miei design preferiti. Proviamoci. Cos'è pensi? Vabbè, tanto ne parliamo dopo di Dusk Noir. Non mi piace tanto. No, ok. No. Tropius divide parecchio questo Tropius. No, Tropius. Cioè... mi fa troppo ridere perché... il brontosauro. Ma perché è un'idea assurda e vola. Secondo me fumavano quando hanno fatto, cioè un banano che dinosauro vola. E vola, cioè che cosa vuol dire? Però cioè, funziona? No, e tant'è vero che Tropius è stato tra i Pokémon più scartati regolarmente di tutte le gen. Cioè, sì, l'hanno rimesso ora qui dentro per pietà, perché non c'era negli ultimi giochi. Tropius. Però bello il modello e vola, è bello. Lui così con la ventola dietro va a far ride. Tropius, ma secondo me ci sta bene, ragazzi. Tropius va è bene, un design va bene, strano. Boci, Chimeko. Chimeko, tu come lo pronunci? Chimeko. Però... credo che si dica Chimeko, perché l'ho sentito dall'anime. Allora, Chime è sicuramente Chime, perché... co, boh, vabbè, sti cazzi. Comunque, vabbè, dai, che si fa? E... B. Allora... no, dai, bellino, ah, dai. Ah, dai. Bellissimo. Messina. Oh, Petraide, Absol. Se lo metti in est dove lo butta. Why not? Ma bravo, io mi fermerei. Sì, sì, sì. Oh, qui bisogna stare attenti. Allora, Glalie è uno dei miei Pokémon preferiti. Appunto. È ganso. Un razzo di testa incazzata. È ganso. E quando si muove fa bellissimo. Però c'è anche Froslass da non dimenticare. Vogliamo fare? Vogliamo fare per Glalie? Così non svalutiamo le S. Dai, bravo. Eh? Questo B, dai, va bene, sì, sono B che trema, è simpatico. E ti dico la verità, secondo me Snorunt sono gli abitanti del villaggio che adorano Xatu. Questa è una stadioneata. Questa è una cazzata, sì. Delle 3, però 10. Se ci pensi, guarda un po', i nativi americani che pregano il Xatu, totem. Il dio Xatu. Lo sai che sia lei forse il mio preferito dei tre? No, mi piace più Warrain. Sì? Ok, allora si fa così. Età. Ci posso sta. Che ne dici? Ci posso sta. Bellino anche che rotola però, Dici forse non se lo merita di stacco Azuril. No, vai. Oddio. Clumper. No, Garbis. In realtà mi sono indifferenti. È un altro di quelli. Questi non mi piacciono tanto. Capito, mi sono indifferenti. Forse Clumper. Peccato perché fare bikini con le ose, con le conchiglie. Poi le... ma che puppe c'ha? Ma che non hai il seno, è un cioè, pesce. Cioè, deve essere una sirena. Puoi mungerlo. Ma dai. E altre cose. Orrendi. Clumper è più carino. Clumper però. È più carino, sono d'accordo. Loncino Politio. E poi questi li lasciamo dove so? Che dici? O ancora più bassi? Io, a me va bene. Questo è brutto sodo, eh. Cioè, io proprio li odio loro. Oddio, non avevo mai visto le conchiglie. C'ha le conchiglie come sì. Bikini, ragazzi. Tipo la sirenetta. S. Mio padre, vero? S. Ma sì, ma... tu dici che... bah... Un dino, sì, è un cuoricino del cazzo. Sì. E vabbè, qui... allora, sì, aspetta. Non svalutiamo le S, allora. Secondo me sia Shelgon che Salamence devono essere in S. Te Shelgon... io avrei messo Bagon in S. Ah, ok. Non però a ganzo il concetto di Shelgon. La gente ha avuto... quando io ho analizzato Pokémon, ha avuto da ridire, ha detto...
Ma Shelgon, Dio sa cazzo sa, è un tondo. Ma che tondo? Diventa così perché lo avvolge, certo, la sua stessa cresca. La criniera, esatto. Lui si trasforma. E poi dentro sogna di volare e quindi escono fuori anche le ali. O li mettiamo tutti quanti in S? No, è troppo, sì, eh. Ma tu, guarda, doppia A e S, sai, dobbiamo svalutare, dai. Va bene. Ma scusa, fammi vedere. Oh, comunque, zitta zitta, sta terza gen ha un sacco di commenti. Forse abbiamo il Mandela Effect, però sono anche tanti, eh. Ok, però anche in prima gen sono tanti, sì. E non abbiamo dato tutte queste S e queste A con leggerezza. È vero. Vabbè, dai. La tier list ci psicanalizza. Lo so che non è facile per loro. Vai, allora. Ridagliele. Ma due, qui, ma qui, tre, qui è un casino, Un casino, eh. E Metacross è senza senso. E basta. Cosa devi fare? Se so, sì, per me fai così e stai a posto. Poi, i regi. Però c'è un bio. Però i bio Broly che. Cioè, la media la rovinano un po' sti merdoni. Ma infatti, come si è detto, comunque ci sono anche dei bassi che, per esempio, la prima cena non ci sono. A me i regi piacciono tantissimo. Però ce ne sarà uno che ti piace di più. A me piace Regirock. Allora, ce ne che sarà è il golem vero, capito? Di roccia, Dio mio. Sì, forse Regi Ice è quello che mi piace di meno di tutti. Per le a me un mi garba vada su tacchi, per il resto no, c'è tipo le puntine al posto dei piedi. Però a caso ci sono dei golem che non hanno gli occhi, la bocca. C'è una roba figa. Tanto è robot. È proprio una cosa. Allora, senti. Pokémon, ma anti-Pokémon, ma funziona. Non funziona, è come Goldengo. Funziona perché sono artificiali. Cioè, sono artificiali. Sono robot. Quindi non è come Goldengo che dici, non lo riconosco. Le ultracreature, i cretini che sprecciano le ultracreature, secondo me non hanno capito un cazzo. Perché sono oltre, non so Pokémon. Certo, assolutamente. È la scusa di Game Freak per far quello volutamente, che gli pare. Sono volutamente oltre i Pokémon perché vengono da mondi che non hanno i Pokémon. Che si può fare? Boh. Cioè, che si può fare con Regice? Ma io... Tutti allora, S, però no, è un no, po'... Mettili A, dai. I miei preferiti... Ma Regirock ci sta come... Per me il più bello di tutti è Regidrago. C'è quella roba della mano. Sì, sì, ho capito. Che poi però gli diventa la bocca. E mi piace da morire. A me, io preferisco Latias. Ok, ma qui non, cioè, è un reato non metterli in S tutti e due. Va bene, dai. Cioè, ci sta. Vabbè. Per me poi prenderli li metti tutti in S e abbiamo finito. Abbiamo finito. Cioè, che si deve fare? Ho risposto tutti. Trio incredibile. Trio incredibile. Ma Deoxys, però, c'ha quella cosa. Deoxys è il mio misterioso preferito. È una cosa, senza senso. Sì, Deoxys, tra l'altro, che a parte che è legato al racconto della fessa e tutti quanti conoscono, che ora ti racconto, è il leggendario che ha dato la desinenza al nickname di Pardini. Alexis veniva da Deoxys. E questo, solo questo potrebbe portarcelo in S. In S, esatto. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene quel tasto. Dina chi c'è su YouTube, è giusto.